Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentornati in Elden Ring Rerun. Allora, quando ci siamo salutati ieri, io pensavo che oggi saremmo andati avanti con la vetta dei giganti. In realtà, mi sono fatto quattro calcoli, ho valutato che era molto meglio tornare a Villa Vulcano e finire quello che avevamo lasciato in sospeso. Quindi, abbiamo terminato le missive, ora parleremo con Tanit e vediamo cosa ci dice, parleremo anche con gli altri PG e questo ci permetterà di accedere in realtà direttamente al boss di questa zona, ma questa zona è un vero e proprio Legacy Dungeon, quindi oggi giornata Legacy Dungeon. Spero siate contenti, di solito sono le parti più succose della run. Ho scelto di farlo adesso perché dopo le vette dei giganti, insomma, c'è un evento che cambia radicalmente il gioco. Rimango il più vago possibile per evitare eventuali spoiler. Si può comunque tornare a Villa Vulcano e fare tutto quello che inizieremo a fare oggi, ma secondo me ha più senso farlo prima, ok? Ho valutato questo, quindi andrei avanti da qui. Oggi il godo, esattamente. Vedo che c'è già un backflip, lo faccio subito. 1, 2, 3. Fatto. Vedo che riscattate tutte le vostre trasmissioni consecutive. Vi ho ormai imprigionati in questi pomeriggi di Elden Ring insieme. Io ne sono contento. Mi girerei per andare da Tanit. No, non è vero. Sapete che facciamo? Andiamo prima da questo signore qui, che abbiamo ignorato per lungo tempo. Parliamoci. Well, you joined the manor, huh? I don't believe it. Didn't think you had it in you. And here I thought Raya was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Va bene. Oh, and of course. Possiamo concludere affari. L'Emporio di Pacis a Villa Vulcano, con un occhio di riguardo per te. Allora, acquista, vediamo se vende roba nuova, ma non credo. Vabbè, sì, vende uno di questi, lo prendiamo. Questa roba l'abbiamo già presa tutta, sì. Potremmo prendere qualcuna di queste, ma vabbè, prendiamole così, tanto per. Il resto in realtà o l'abbiamo già preso o non ci interessa particolarmente, quindi vediamo questo dialogo. I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Cheers for that. Nient'altro per il momento. Allora, non mi ricordo se ci fosse qualcosa in più che si poteva fare sin da subito, ma nel dubbio io ricaricherei l'area e andrei a riparlarci. Se fai R2 sblocchi un dialogo segreto e ti venderà l'Elden Ring. Lo so, ma poi il gioco diventa troppo facile, quindi non lo facciamo. Però bella chicca, giusta da sapere. Giusta da sapere. Tempismo impeccabile. Questo è per te. Lettera per Pacis. You're new here at the manor, but if you complete the request, you can improve your standing. Relax. We're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on. Va bene. Hello again. Ok, va bene. Vediamo questa lettera di Pacis, cosa dice. Missiva. Lettera per Pacis. Richiesta scritta proveniente da Villa Vulcano, indirizzata a Pacis per la caccia a un senza luce. Quindi lui ci sta mandando a fare quello che dovrebbe fare lui. Tragot dalle grandi corna. Si trova al precipizio sulle rovine. La posizione esatta è contrassegnata con un segno rosso sulla mappa. Non so se vi ricordate di Tragot dalle grandi corna, ma l'abbiamo incontrato al festival. Tecnicamente era un nostro alleato al tempo. Ma adesso, insomma, abbiamo deciso di affiliarci a Villa Vulcano e quindi si fa quello che si deve fare. Chissà perché l'ha segnato lì sotto, se in realtà si trova qui. Comunque sia, eccolo. Tragot con la ragazza libertina, esatto. Sappiamo tutti perché ha delle belle corna. Esatto, perché è l'animale più bello che c'è. Cosa fa? Mi spammi da lontano? Mi spammi? Tragot. Guardate che build. Posso dirvi che con questa build
sicuramente Tragot dalle grandi corna non ci piove, ma è anche Tragot dalla grande minchia. Si vede? Guardatelo lì. Un po' gliela invidio, un po' gliela invidio. Vi dico la verità. Ha cacciato Fier once again. Saetta runica, rimedio del dito torto, e ora ci darà anche... anche altro. Tragot dalle grandi palle, esatto. Boom! Elmo dell'ariete, corazza dell'ariete, guanti d'arme dell'ariete, schinieri dell'ariete. Credo che sia il set più pesante del gioco. Non sono sicuro, magari qualcuno di voi può smentire o confermare, ma credo sia il set più pesante del gioco. Corazza di Tragot dalle grandi corna, garantisce protezione e migliora la stabilità a chi la indossa. Tragot è un celebre cavaliere, incline a offrire assistenza. Innumerevoli senza luce, di fronte alle avversità dell'interregno, sono sopravvissuti solo grazie al suo aiuto. Insomma, era un buono, siamo abbastanza delle merde. Siamo abbastanza delle merde. Lui era un buono. Eccolo qua. Tra l'altro col PG femminile è ancora più ambigua questa forma, proprio a quell'altezza lì. Comunque è molto bello. In realtà no, è bruttissimo. In realtà è bruttissimo, però è molto forte. È molto forte. Vediamo quanto pesa. 26, 26 e 5, va bene. Ci rimettiamo la nostra bella corazza gemella. Insieme a quello di Lionel Occhiattone, che è il nome ufficiale. Sì, che pesa 21, però, quindi questo pesa molto, ancora di più, 26. 26, va bene. Andiamo a parlare con Patches. Vediamo che ci dice il Paccisone nazionale. Vediamo che ci dice. Hello again. Welcome to You hunted down Tragoth? Yes, l'ho fatto. Dico sul serissimo. On God. Fine work indeed. I'll give Tanith the news. Have some rest by all means. Non cambia l'inventario, no? Il boss lo farai gimmick o legit? No, lo faccio gimmick. Nel senso, il boss è una gimmick fight che va fatta, diciamo, in un modo specifico. Non so se intendi se c'è magari qualche cheese particolare che forse non conosco. Rheimwehr con il nono mese. Bentornato. Come vuole il gioco o come il vero uomo? No, come vuole il gioco, raga. Come il vero uomo è, credo sia tipo la cosa più frustrante. Cioè, quello che voi definite il vero uomo è la cosa più frustrante del mondo. Sì, sì, parlo ancora con Pacis, ma devo ricaricare l'area. Con l'arma come... Lo farò, diciamo, seguendo la sua gimmick. La sua gimmick. Tra l'altro, lui è uno dei pochi gimmick fight di From che mi piace. Hello again. Welcome to Patches Emporium. Sharper than you seem, aren't you? I was just holding on to it for you, you know. There you go. The reward for hunting Tragoth. All yours. Ah, candelabro frusta di magma. Sia dannata l'avarizia. Mettiti una mano sul culo la prossima volta. Questo è il dialogo vero, eh. Poi l'hanno adattato male in italiano, hanno scritto cuore. Vediamo questa frusta. Feticcio rituale a forma di candelabro triforcuto con fiamme di magma solidificato del monte Gelmir. Se impugnato come arma, le fiamme si tramutano in fruste di lava. Un'abilità unica che è il mare di magma, rotea sulla testa una frusta incandescente, colpendo di lava, coprendo di lava l'area attorno all'esecutore per un periodo. Tieni premuto per continuare a mulinarla. Andiamola a provare. Tanto per. Va bene, frusta di lava. Sbrugna infuocata, esatto. E puoi fare questo. Però senza il magma, perché non abbiamo le statistiche, mi sa. Però fa molto ridere l'animazione. Ecco qua, così. Tutu, 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 tutu. Boom. La batti nel culo ai giganti, esatto. Opla. Non credo che Patches ci dica più niente. Ora, prima di parlare con Tanith, farei una cosa.
che è parlare con mio fratello. Ah, I had hoped you'd soon return. I have the reward from Lady Tanith. Mm. Take it. It's yours by right. Furia di Gelmir. Let us tread the path of the recusant together till we reach the miserable death that awaits us. Lui è sempre, diciamo, avvolto da un inguaribile ottimismo. La furia di Gelmir dovrebbe essere qui. No? È qui? Ah sì. Strego di Ria che sfrutta il magma del monte Gelmir. Genera un fiotto di magma che si spande per l'area. La carica cresce la sua portata. Questa stregoneria rappresenta la furia del vulcano. Solo uomini e serpenti hanno la presunzione di poterla domare. Ciao lui. Ciao bello. Va bene. Dialos se n'è andato e questo vuol dire che poi possiamo andare a fare una cosina. Credo, spero di non aver rotto la quest, perché è una delle quest più carine del gioco. Vediamo. Va bene. I see that you've stayed the path of champions. This is your usual reward. Please, take it. Cameo del Ghermitore. Perhaps you are ready. Might you see our lord? Our lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit treading the path of champions. Allora, non incontrerò il Lord, perché anche se finire le missive è il modo per farsi spedire direttamente alla sua arena, io voglio esplorare tutto il dungeon. Infatti, passando da una stradina segreta, che poi insomma non è così segreta, noi l'abbiamo già vista, c'era un muro illusorio. Entreremo in un intero Legacy Dungeon, quindi non incontrerò il Lord, perché non serve a niente sostanzialmente farsi portare lì per tanto poi andarsene, e ci faremo tutto il giro. Non incontrare il Lord. Sì, sì, ci si può teletrasportare via, è vero quello che dice Slaughter. Però diciamo non c'è un vero vantaggio a vedere subito l'arena, no? Quindi andiamo e basta. Like a true recusant of the volcano manor. Va bene, Tanith. Grazie. Volevo vedere se per caso ci fosse... no. Se n'è andata. Va bene, it's time. Eccola, la riconoscete? Il cappottino, lo riconoscete? Fantastica. Smash anche così, è fantastica. Fantastica. Brave Tarnished, what is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Lei è fantastica, design bellissimo. This is my true form. My real name is Zorias. Please Zorias. The deception. Do you understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the volcano manor is just as it seems. Sì, sì, Raya serpente superiore a Raya donna. Every day of the week, nottone, voglio dire. Mi sembra il minimo. Comunque, allora, design adorabile, veramente carinissimo. E io amo quando From fa queste cose. Cioè, questo design è ridicolo, ok? Il serpente con il capospalla messo così è ridicolo. Guardate le manine, i piedini come sono. E a me fa impazzire sta cosa. E From l'ha sempre fatta. Cioè, ha sempre spezzato la serietà dei suoi giochi con dei design che tu li vedi la prima volta e dici, vabbè, raga, cioè, mi piscio addosso. Pensate ai serpenti primordiali del primo Dark Souls. Cioè, è proprio parte dello stile From Software, questa assurdità. E per me è bellissima. È bellissima. Lo amo.
meno ridicolo delle doppie alabarde. Sì, vabbè, il mio design è ancora peggio, le mie scelte sono ancora peggio. Qua Michael ha sbagliato. Sul Vesuvio non ci sono serpenti così grandi, è vero. Ma qui infatti ci sarà lo zampino di Gaetano Mura. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. Oh, but people bravo. Are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Oh. Please keep them safe from anyone else. Lo farò, lo farò. My serpent was secret. Okay. Now I share the secrets. E proprio da questa stanza? No, non da questa, da un'altra. Qui vi ricordate abbiamo rotto il muro illusorio per trovare una stradina. Beh, è il momento finalmente di percorrerla. So che ti farai tentare dalla vera bonk build con doppio spadone o doppio martello. Esiste questa possibilità. Questo muro, nella 1.0, era stato impostato male. E quindi era un muro illusorio che in realtà non doveva esserlo. Ma aveva tipo 9999 HP. Questo vuol dire che colpendolo ripetutamente un sacco di volte si rompeva e scompariva. La gente si chiede se questo fosse voluto oppure no. Ovviamente non era voluto. Lascia il messaggio, ce lo mettiamo. Siamo qui a colpirlo finché non esplode. No, ma l'hanno poi patchato. Ovviamente non era voluto. Comunque non portava a niente di fatto. Portava semplicemente all'altra stanza. Probabilmente era forse il muro che inizialmente avevano pensato di utilizzare e poi hanno scelto di usare quell'altro. Non si sa quale fosse il motivo. Comunque non era una cosa voluta, non era una cosa voluta. E poi l'hanno fissato e hanno tolto questa cosa. Ciao Dexter, benvenuto. Allora, prima sotto o prima sinistra? Sai che non mi ricordo. Probabile galleria. No! Più avanti nemico forte, ma è il momento di porta. Ah, tu dici lo baitiamo? Ma no. No, anche perché ragazzi, comunque siamo di livello piuttosto alto per quest'area. Piuttosto alto, artigli del limiere. Grandi artigli ricurvi usati dai cavalieri limiere, ma li abbiamo già. Ah no, abbiamo quelli accuminati. La curvatura permette di eludere la guardia dei nemici. Che Chad che ha lasciato il messaggio lì. Esatto. Da qui siamo arrivati e da qui proseguiremo, immagino. I 2 milioni di rune le abbiamo usati 2 episodi fa. Ok, qui c'è una graziella, la prendiamo, ovviamente. Modo carino per dire danno perforante, esatto. Ma prima di aprire quella porta andiamo a vedere l'altra strada. Dove ci avrebbe portati. Vediamo un po'. Devo dire, Villa Vulcano, ma lo dico sinceramente, non uno tra i miei dungeon preferiti. Oddio, cioè comunque mi piace tipo più di Raya Lucaria, per dire. Però non è secondo me uno dei top dungeon. Ha delle cose fighe, ma c'è un punto che è molto bello esteticamente, ma ha proprio l'enemy placement di Dark Souls 2. Proprio quell'enemy placement lì. Dai, scendete, bastardi. E quella roba un po' mi sta sul cazzo. Di Villa Vulcano mi piace molto, invece, un po' come tutto, in realtà, di Elden Ring, il lato estetico, artistico. Questa zona che state vedendo adesso è ok-ish, diciamo, ma dopo c'è una zona veramente bella. Non ti piace la palette cromatica? A me piace la palette, mi piace anche la scelta proprio artistica, architettonica. Poi c'è tutta una zona dove c'è tutta varie architetture molto belle. Diciamo che da giocare non è uno dei miei preferiti, da vedere è bello. Qui siamo di nuovo dentro la parte della villa, profumiere corrotto. Comunque, ecco, anche quando dico questa roba qua, niente porta. Anche quando dico questa roba, chiaramente sono tutti molto belli i dungeon di Elden Ring. Cioè, non è che dico ce n'è uno brutto, sono tutti molto fighi. I Legacy sono tutti fighi.
Dov'è? Ok. I profumieri corrotti praticano la propria arte per se stessi soltanto. Karman era un individuo formidabile la cui forza rivaleggiava con quella degli eroi. Si dice che fosse alla ricerca del balsamo segreto della rianimazione. Raya Lucaria ha degli scorci meravigliosi. Qui pare Picco Calabro in estate. Pizzo Calabro, forse. Comunque, no, ma non parlavo da un punto di vista estetico. Parlavo proprio di gameplay, cioè di come lo giochi. Secondo me Villa Vulcano è molto figo, ha anche un design figo, però ha una zona che ha veramente un enemy placement indecente. Solo un pezzo in particolare, che è quello che infatti mi è rimasto impresso, e quella roba lì un po' non l'amo. Però me lo rigioco adesso e scopriamo se effettivamente magari lo rivaluto. Io su Elden Ring metto la saturazione a 7 con l'HDR qui dentro, pare davvero di stare dentro un vulcano, unica area che viene sbrugnata dalle mie impostazioni video. Boom! Allora, il colpo d'occhio c'è. Il colpo d'occhio c'è. Parecchio c'è. Parecchio. La lava è ok, grandi passi avanti da quella di DS1. Grandi passi avanti. E ok, cominciamo. Di qua c'è uno shortcut che va sbloccato, per ora non possiamo fare niente. No, il colpo d'occhio c'è, ragazzi. Dai, è bello. Ecco, qua mi piace un sacco come è gestito architettonicamente, no? Tutto un po' ammassato, questi tetti con le tegole, tutto... Non lo so, è molto suggestivo, è molto bello come l'hanno fatto. È molto bello come l'hanno fatto. Sì, pure un tappeto rosso è meglio della lava di DS1. Quello comunque, la lava di DS1 è tipo il ragù. Fa l'effetto ragù. Lo Staisalit dei poveri? No, dai. Qua sui tetti ci si va, ma cominciamo da qui. Essendo i camini accesi sono tutti a casa, esatto. Esattamente, si trovano tutti in casa. Villa Vulcano parte proponendo 3 cani tutti insieme. Simone, benvenuto. Dopodiché dei bastardi che lanciano ampolle velenose. Considerate che siamo di livello molto alto perché abbiamo fatto... delle altre cose prima, altrimenti questi nemici non andrebbero giù così facilmente. E ora, dopo che ci ha messo 3 cani, uno che lancia delle palle di veleno, pensa bene di inserire una vergine di ferro in questa stradina, ok? Boom. Fortunatamente il cane l'ha ammazzato lei. Almeno gli hanno messo il fuoco amico alle vergini, come minimo. Ok, però mi piace molto. Cioè, camminare in queste stradine mi piace molto. Hanno anche qualcosa di vagamente bloodborniano con queste lanterne. Tipo Bloodborne, ma con la luminosità sparata molto più in alto. Qui siamo leggermente overleveled. Credo che questo sia il momento in cui siamo stati più overleveled di tutta la run. Ma va bene, ci sta. Cioè, è qualcosa che dovevamo per forza scontare a un certo punto dopo tutte le aree che abbiamo fatto da sottolivellati, per forza. Sarebbe successo. Non mi aspettavo morte. Comunque qui all'interno di Villa Vulcano c'è una valanga di vergini dismesse. Grazie, grazie, molto gentili. Signori dal tetto che lanciano cose che io non posso raggiungere. Bisogna fare il giro dai tetti per loro, poi lo faremo. Allora, cominciamo da qui.
Ho speso 1,5 miliardi di rune, esatto. Erano 2,5 milioni di rune. Il reward per aver usato un oggetto consumabile per aprire questa porta è di incontrare uno dei nemici più fastidiosi del gioco. Questo è il nostro reward, visto? Che bello. Boom. Sì, ho perso comunque 400k rune, ma meglio così, perché alla fine siamo già di livello giusto. Cioè, ci sta. Ci sta. Cioè, per quest'area siamo di livello alto, ma perché siamo tornati indietro. Però siamo di livello giusto per l'area che stiamo facendo, quindi va bene così. Ah. Dammi, grazie. Ovviamente qui dentro evito di livellare, poi livelliamo quando abbiamo finito il Legacy. Cremisi più uno. Qui dentro in realtà non c'è nient'altro. Bella divisa. 17 a 14. Ed è abbastanza bilanciata, però un po' magra sta bet. Avete bettato così poco per il primo boss del giorno? Chat. Iniziate veramente a deludermi. Più avanti non troverai cavallo. Ci pensa Sloterino, vai. Guarda comunque che danni fanno. E pensate che siamo belli over level. Mai più bet. Mai più bet. Dai, ha qualcosa di Bloodborniano. Ha qualcosa di Bloodborniano. Non so. E che cazzo, dai. Da dove è arrivato? Da sopra. Da dove? Ah, da qui. Fatto, quante mess? 29-25, dai, è già più carino. Ricorda Lies of P questa parte. Sì, forse più Lies of P, è vero. Ha uno stile comunque più saturo, più acceso di colori. Molto in stile villaggio-borgo inglese. Sì, sì, c'ha un po' sta roba. Boom. Boom. Mannaia dell'ammazza presagi. Ne abbiamo già una. Cazzo. Ragazzi, è il momento della build doppia mannaia dell'ammazza presagi. It's time. È giunto quel momento della run. È giunto quel momento della run, credo. Temo. Build doppia di quelle lame è fortissima. Sei serio? Pensavo fosse solo per il meme. Calmati un attimo. Dai, ti prego. Che palle. Prima run una volta trovate tutte e due me la sono fatta tutte in dual super easy. Davvero? Morte legit. Morte legit. Vediamo. Io voglio capire un attimo come... Ma sono gigantesche. Voglio vedere il moveset, non faremo danni, ma voglio capire un attimo a livello di move come siamo messi. Bello il follow up dell'attacco in salto. Con il tuo stesso gameplay, ovvero spam di attacchi in salto. Sembrano forti. Hanno meno... Oh, è bello! Hanno meno range. Oh, cazzo. Non mi piace la weapon art. La weapon art è lame. Fa cagare. Dai, ti prego, fermati. Però dà un bello stagger l'R1. Ma fanno sanguinamento? Fanno sanguinamento? Cazzo. Il fatto di fare sanguinamento... diciamo, compensa parecchio il fatto che il range sia più breve. Quante rune stiamo procedendo a perdere? Credo sulle 200-300.000. Basta build colpi in salto. Mai.
Weapon R ci vuole quella gravitazionale che ti attira la gente, quella gravitazionale con tre cerchi. Ma perché loro non hanno quella unica, la puoi cambiare la Weapon Art, no? Ah sì, ha voglia. No, no, non hanno Weapon Art unica. A più zero si fanno già bei danni. Vabbè, considera che sono scalano sulla... sulla stat, su cui noi comunque abbiamo buildato, quindi ci sta. Perché dovrei cambiare lo scaling? Scusa, ma ci sta tenere lo scaling su forza? Ci sta, secondo me, tenere lo scaling su forza, ragazzi. Boh, non lo so, comunque per il momento finiamo il dungeon, poi se ne parla. Tanto, non lo so, mi dispiace troppo togliere queste... Cosa sono questi? Da profumiere corrotto. Brutti. Mi dispiace troppo cambiare questa build perché... Cioè, questo setup di armi perché, ve l'ho detto ieri, ora ve lo faccio rivedere. C'è una cosa fighissima che è stata involontaria, ma che ormai non riesco più a non notare. Che è questa. Mano argentata alla barda argentata. Mano dorata alla barda dorata. Come cazzo faccio a cambiarla? Come posso io cambiarla? Non è una cazzata. È una cosa figa. E dai, mentre prendevo la mentina. Ah, respawna la vergine. Ok, buona sapersi. E poi anche c'è da dire una roba, bidoppia la barda, non la vedi spesso, quindi ci sta anche per variare da quello che non si vede solitamente. Poi magari per il DLC la cambiamo, però ci sarà un motivo, ma infatti il motivo è che comunque non è particolarmente buona, e questo lo riconosco, però boh, ha il suo perché. Ah, si vede spessissimo. Ma io ho scelto due alabarde che non stanno bene in dual. No, ma non si vede tanto. Su Elden Ring giocano tanto la build in dual con le alabarde. Ma perché non vi piace questa build? Secondo me è figa. Perché dite che non vi piace la build con la doppia alabarde? È figa. Cioè, il jumping attack è ignorantissimo. C'è questo, che comunque è figo da fare ogni tanto. Boom. C'ha solo gli L1 che sono brutti. Oh, grazie Andrew, meno male. Meno male che ci sei tu che mi dai qualche soddisfazione. L'unica roba brutta di sta build sono gli L1. Cioè, il primo L1 no. E neanche l'L1 in corsa. Ma il follow up dell'L1... L'L1 in corsa è fighissimo. Bam bam. Il follow up dell'L1, quindi questo, è terribile perché ti apre un sacco ed è lentissimo. Quella è l'unica cosa. Spada dritta, logora. Il fatto che non siano lungo uguale mi urta tantissimo. Beh, dai, è quasi uguale. È perché una la tiene più giù. No, sono lungo uguale. Che una la tiene un po' più indietro, vedi? No, sono lungo uguale. Jump attack è strano. È strano un po' come cade. Però è fortissimo. Dov'è lo stronzo che mi ha ucciso prima? A parte che lì ci sono le mie tipo 30 milioni di rune. Boom. Disattiva i cheat. Dovrei disattivare la mia stessa skill. Boom, guarda, questa è la skill. X più L1. Skill. Spada poco credente supererà tutto. Allora, tutti mi hanno parlato di sta spada. Nel senso, so perfettamente che spada è. Tra l'altro l'avremo tra non molto. Cioè, potremo averla tra non molto. E tutti dicono che è fortissima. Io non l'ho mai usata. Sapete, chat, non l'ho mai usata e boh, potrei anche pensare di provarla. Non come build definitiva, ma giusto per vedere what's the deal, cioè perché tutti l'amano così tanto. Cerca bene che c'è un bel drop qui, ma di sotto, di sopra c'è un drop.
Broken come poche. Ah, nella cella aperta, ok. Vabbè, a parte che c'è. Ha dei danni sulla weapon art indecenti e ti cura pure. Ma l'avranno un po'... Dove l'avranno un po' ribilanciata, immagino, da... Aia, dalla 1.0, no? Cioè, come tutte le armi sgrave. Assolutamente no. Ciao, Lex. Ciao, anime manga su TikTok. Grazie, grazie. Sei molto carino, grazie a dirmi così. Certo, ok, non hanno bilanciato un cazzo. Build recupero PV sempre rottissime. Dipende quanto recuperi, però sì. Lex, grazie per il Prime, bello. Grazie mille. Primo mese, benvenuto. Qual è la cella aperta? Raga, è impossibile passare una giornata normale qui a Napoli, a Villa Vesuvio. Questa è la cella aperta. Ah! No, così. Leggiamo. Sigillo, sacro sigillo, amorfo, decorato con lo stemma dell'albero madre, un tempo oggetto di venerazione dell'interregno. Sebbene l'anello ancestrale giaccia in frantumi e l'albero madre non più rifulga come un tempo, la fede sincera è ancora foriera di risposte. Super cazzolone di descrizione questa qua, vabbè. Ok, ci sta, ci sta. In questo momento non possiede abilità, molto bella l'estetica. Peccato che sia uno di quei sigilli, mi sa che in mano poi non hai niente, hai solo il pugno. È uno di quelli da peso zero, vero? Sì. Con lo stemma dell'albero, un tempo oggetto di venerazione. L'anello ancestrale giace in frantumi. Vabbè, ci dà tante informazioni in realtà che abbiamo già. Che abbiamo già. Questo sigillo è un sigillo. Quella è più il metodo di S2. Quello è il metodo di S2. Ciao Francesco. Amuleto P? Vabbè, questi in realtà ci interessano poco. Cioè, no, abbiamo fatto bene a prenderlo per completismo, ma ci interessano poi poco in realtà per la run in sé. Poi dobbiamo fare il giro dai tetti, però per ora direi... No, per ora direi un cazzo. Torniamo su, facciamo il giro dai tetti, dai. Facciamolo. Ci facciamo il giro da sopra, così finiamo tutta l'area di qua. Poi abbiamo una strada di là, che però credo sia chiusa, non mi ricordo. Anto, benvenuto. E poi abbiamo quella lì che abbiamo visto sotto che portava verso la lava. Primo boss di oggi... Ok, ho capito. Ho pensato qual è, me lo sono ricordato. Non è il main del Legacy. È un altro. Sempre qui dentro però è il Legacy, eh. Dove sono quei bastardi che mi tirano? Ah, guarda, lì sono. Devo far così. Qui. Ok, droppigno. Boom. Dove sono quei fitusi? Qua. Se perdi mi disiscrivo addirittura. GG. Dai, ma guarda quanto sono stronzi. Vedi, è questo che dico riguardo al placement di Villa Vulcano. Cioè, è figo, ma c'è proprio il placement di S2. Un'altra spada dritta logora. Vai, build doppia spada dritta logora. Ci dovrebbe essere uno scarabicchios qua da qualche parte. Vediamo se lo becco. Lì c'è un drop e sicuramente poi lo prendiamo. Prima però facciamo questo. Come ci arrivo di là? Vuoi venire tu? Io non so arrivare, vieni tu. Vieni tu, dai, io non so arrivare. Ti prego. Vieni tu da me. Dai, ti prego, scendi tu. Ok, niente. Non ne vuole sapere. Lo scarabeo dov'era?
Vi ricordate, chat? Fa le finte, sì, fa finta, sta lì. Vi ricordate, chat? Cioè, ho visto uno scarabeo prima mentre ero sotto. Ma non riesco più a ricordare. È sceso. È risalito. No, no, ce l'ho io lo scarabeo, Ron. Ce l'ho io lo scarabeo. L'ho sentito, l'ho visto proprio prima, ma non mi ricordo il punto preciso. Vabbè. Sembra uno di quei costumi da dinosauro gigante. È un design fantastico, io lo amo. Ah, già stavo cadendo. È sul tetto di una casa vicino alla strada, infatti, ma non ricordo esattamente dove. Cioè, devo arrivarci da sopra, ma non ricordo come e dove. Jacked, benvenuto. Perché lì c'è un drop e siamo d'accordo. Mi sa che lo scarabeo è dietro di là. E che mi toccherà rifare tutto il giro, vero? Sì, allora vediamo se lo identifico prima. Dove cazzo è? L'avevo... Ma io prima l'ho proprio visto, cioè mi ricordo questa cosa. Dall'altro lato del palazzo da cui sei sceso. È lì, è lì, è lì. È lì. Ok. Con quella roba posso trovarlo da su. È così luminoso il gioco oppure il telefono mio? Non lo so, Gabri. È abbastanza satura questa zona, ma... Forse è un'impostazione del tuo telefono, però. Cioè, generalmente non dovrebbe essere troppo luminoso. C'è il sentiero? Where? È lì. Tu volevi fottermi rimanendo incastrato lì, eh? Va bene. Ma è più satura di Isolite V1.0? Non credo proprio. Nox cerca di vincere contro i boss che ho scommesso tutti i cornetti fatti sulle palle prese da Pino ieri. Ci proviamo Max, come sempre. Questa è chiusa, vero? Sì. Quindi... Cominciamo da qua. Fai attenzione, destra, cane. Perciò, prima vediamo cosa c'è qua. Se solo avessi cavallo, in breve, ah, cavallo. Quindi, no, cavallo. Si fa così. Quando manca il cavallo. Ci mettiamo qua. E qua però... Prendiamo il cazzos? Credo. E mi sa che tocca, eh. Mi sa che ci tocca il cazzos. Ah! Ancora niente cavallo. Prova a saltare. Sì, vabbè. No, no, non è vero, è una bugia. In DS2 quel salto obbligatorio ti avrebbe portato alla morte. È esattamente così, Max. È esattamente così. Ciao, Raiserone. Come va? Non muore nella lava. Lo so. Però devo capire che strada faccio, perché io posso anche non morire, ma... O arrivo fino là in fondo. Allora. Qua urge... Urge... Fare questo. Questa... Passo veloce. Perfetto. Quindi... Quindi, io lo provo il salto. Anche se appunto, come immaginavo, non avrebbe funzionato.
così. No, no, non si muore, non si muore, non si muore in questa lava. È chill. Però devi sapere dove stai andando, perché comunque i danni li prendi. Ok. Aspetta. Qua è già boss time? Sai che mi sa di sì. Pronti? Pronti, chat? Per il boss time? Pronti, dai! Primo boss del giorno, siete contenti? Senza buff, senza un cazzo, senza niente. Metto un po' deludente. Vabbè, dai, sono partiti tiepidi oggi. Adesso me li devi pompare tu. Eccolo qua. Non ha la barra della vita, ma vale come boss perché ha tutti gli effetti un boss. Abbastanza fastidioso, eh? Abbastanza fastidioso, ma lo conosciamo bene. Lo conosciamo così bene che siamo morti. Va bene, perfetto. Quanto vuoi spammare? Sì. Quindi vale, certo che vale, Riser. Chiudi pure, fanne partire un'altra da un paio di minuti e... e convinci questi bastardi a bettare come si deve. Anche. No, Nottone non ne sbaglia una. Nottone è il più forte in questo game. Tra l'altro Nottone c'ha un net worth che voi ve lo sognate. C'ha una quantità di cornetti che voi non sapete neanche contare fino a quel numero lì. Grazie. Ma che ti sto a uccidere a fare? Per cosa? Per avere altre rune che poi non userò per livellare. Andiamo. Che boss mi sono già perso. Diciamo che non è un boss con la barra della vita. Comunque è il Wyrm. Il draconide sotto. Boom. Lui non credo che possa droppare più di una volta, vero? No, infatti, sei inutile. Solo io posso competere col caro Nottone. Quanti ne hai, Renkas? Vediamo chi è the richest man in the world. Zimos, benvenuto. 2,75, minchia. Minchia. 3,10 Nottone? Cazzo. Cioè, Nottone, sei vicinissimo al VIP. Se è una cosa che ti interessa, perché uno può anche dire a me, me ne fotto un cazzo. Allora, adesso fa... guarda il big brain, guarda il big brain. Io faccio prima Niente, piano annullato. Recca, benvenuto. Perché prendilo. Dai, prendilo. 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 Fanculo. Allora. Lo possiamo ancora fare, eh? Lo possiamo ancora fare. Calma, però. Calma. Due di questi. Uno di questi. Correre. Vai, andiamo. Lo sfondiamo, a sto giro.
Riser, quando arriva il boss, mi raccomando, chiudi la bet, eh. Mi raccomando. Mi raccomando, che questi non vedono l'ora di grattare. Non vedono l'ora di grattare. Però se tu mi riempi di lava l'unico punto safe che io ho a mia disposizione, capisci che sei un pezzo di merda, no? Lo capisci questo? Ok, ok, ok. Cosa fa? Cosa fa le piroette? Cuore di drago. GG. Aspetta. Let's go. Vai Raiserone, quando vuoi ne puoi far partire un'altra, la mettiamo magari a 30 minuti, che ne pensi? Pietra della forgiatura 7, va bene. Ciao Toaster, sì, ci sono usciti dei... Ah, in realtà non hanno fatto vedere molto del DLC, però sono state delle persone che l'hanno potuto provare e ne hanno parlato un po', ma io non so ancora niente, quindi non voglio sapere niente, voglio vedere poi... Devo ancora vedere i trailer, ci voglio arrivare a tempo debito. Sarà spietata. Già fatti, io sono sempre un passo avanti, ricordalo, esatto. Più avanti drago, eccetto probabile nemico debole. Coglio! Debole non per Nox, certo. Non per noi. Non per noi, ci ha sbordonati almeno una volta. Non si può bettare più di 250 cornetti in una volta sola? 250k ovviamente. Cioè non si può fare un all-in se uno dice io c'ho un milione di cornetti, non posso fare all-in? Vabbè, ho capito che non posso salire. Oh, tra l'altro siamo vicinissimi ad un altro boss. Stiamo per fare un altro boss. Se non ricordo male. Non hai trovato una grazia. Che è più avanti però. Cioè qua c'è lo shortcut, no? Siamo vicini allo shortcut se non sbaglio. O magari ho missato qualcosa io. Bet con 10 milioni totali. Vabbè, può essere che venissero da svariati utenti. Forse non puoi bettare più di 250k per utente. Ai lati della porta chiusa, vediamo. Ah! Pazzo. Ai lati della porta chiusa. Io stavo salendo lì. Facciamo una cosa. Sì, infatti bettate. Riser, puoi insultarli, eh? Che non ci sei stato per qualche giorno. Magari pensavi che si fosse appianata la situazione, che avessimo iniziato a trattare in modo considerevole le persone che dedicano il loro tempo alla stream. No, non è così. Puoi insultarli. Lì c'è un drop. Allora, fammi fare una cosa prima di tutto. Sopra di qua, prima cosa. Stai prendendo l'item migliore del gioco. No, ma ora torno lì. No, calmi. Non ho detto che me ne vado.
Questo non si apre da questo lato. Visto? Basta, solo questo volevo capire. Prenderò danno da caduta? No. God bless this game. Ah! Ciao Filo, sai che ho pensato proprio prima che dovevamo andare lì a Vasburgo? E penso che anche oggi sì, lo penseremo, ma poi non lo faremo. Credo sia la scelta migliore a questo punto. Sgailo, benvenuto. No, sbagliato lato. Allora, aspetta. Qua sto missando roba. Ah. Qui c'è un item. Forgiatura 6. Ma dov'è la grazia di cui parlavate? Il baule di Gran Tempesta mai preso. Mai preso. Sgailo, grazie mille per il Prime. Benvenuto, bello. Mai preso il baule di Gran Tempesta. E non lo prenderemo mai. No, sai, magari oggi... Sai che magari oggi mi gira vado a Gran Tempesta a prendere il baule. Ti immagini se succedesse questo? Allora, fammi fare una cosa, dai. Cosa c'è dentro? Non lo sappiamo, e questo è il bello. Allora, questa ci collega con giù, che è il posto dove abbiamo affrontato il drago, che obiettivamente non ci interessa. Direi che non ci interessa, no? Quindi andiamo dall'altra parte, vediamo cosa c'è dall'altra parte, capiamo. Oh, 6.000 follower spaccati. Ho guardato adesso sul dashboard di Twitch. Grazie. Grazie ragazzi, siamo 6.000 follower spaccati. In teoria c'era un altro. Esatto, questo. Questo però dove mi porta? Ok, questo mi porta dove io già pensavo di andare, in realtà. Però mi dite che ho missato una grazia. 6.000 persone scammate. No, molte di più. Scammate molte di più. Tu devi pensare che ce ne sono altri 10.000 su Instagram, 40.000 su TikTok, qualche migliaio su YouTube. Molte di più. Ho un'esperienza in scamming molto più estesa. Lui è tipo un monaco del fuoco, ma vedete, tutto in bianco, e ha evocato la nera fiamma. Farfalla ardente. Dove è battuto il drago c'era una grazia. Ah, ok, grazie Lorif. Allora, piano. Questa bet fa schifo, quant'è? Fa vedere. Com'è sta bet? Qua sblocchiamo lo shortcut che abbiamo visto prima. 15.000-13.000. Che schifo, raga. Che schifo di bet. Bellissimo il ponte che esce dalla lava. Il Pontos. Driving Saturn. Benvenuto, grazie. Sempre bello tornare a Catanzaro. Sì, è sempre emozionante. Ma stai scherzando? Bellissimo, cazzo. Allora, di qua noi non facciamo altro che tornare dove eravamo poco fa. Però c'è una grazia di sotto, mi dite. E io vado a prenderla. Anche perché siamo per fare un boss. Quindi per cui magari la grazia potrebbe servirci. Voi chiaramente direte, ma no, tu sei il pro playerito. A cosa ti serve la grazia? Ma niente, infatti. Però per completismo. (Ride)
c'è il ponte sullo stretto. Abbiamo fatto finalmente il ponte sullo stretto, chat. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tirato la leva per creare il ponte sullo stretto. Ma scusate un momento, dove ho fatto il drago c'è un... una grazia. Questo è quello che noi vedevamo da lì. Vi ricordate? Noi prima eravamo lì sopra. Vedevamo questo speroncino, poi ci siamo dovuti buttare giù che eravamo là. No? Abbiamo fatto tutto il giro. Stai saltando la zona delle porte chiuse. Ma qual è la zona delle porte chiuse, raga? Che zona delle porte chiuse? Riser non può bettare. No, Riser può bettare anche se è mod. Però può bettare solo se non ha aperto la bet lui. Quindi se io apro la bet lui può bettare. E se betta, ovviamente, non può chiudere la bet. Semplicemente quello. Di fronte la porta con la chiave di pietra. Ah, cazzo, è vero. È vero, mi ero dimenticato completamente. È vero. E allora aspetta. Quello è un drop. Come cazzo ci arrivo? Allora, prima di tutto la grazia. Va bene, facciamo una cosa per volta. Dite, dove hai combattuto il drago? Benissimo. Andiamo dove ho combattuto il drago. Andiamo qui. Quindi dobbiamo prendere questo. Vabbè. Dai. Qui c'è una grazia, ma non me lo ricordo zero. Devi saltare proprio come lo vedi. Ma siete sicuri che qui ci sia una grazia? Io non me la ricordo completamente. Siete sicuri, sicuri? Non c'è una grazia qui. Ok, grazie. E quindi dov'è la grazia di cui state parlando? Bellissimo comunque, architettonicamente pazzesco. Sulla zona che non hai esplorato. Benissimo, benissimo, benissimo. Ma in che modo arrivo lì? Perché non me lo ricordo completamente. Sono caduto, perfetto. Siamo morti, credo. No, 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 siamo a posto. Davanti a quella dove... Ok, ma io ho capito che lì c'è la porta con la chiave di pietra. Ci sono. Ci sono. Fai prima tornare alla gara. Ok. Cioè lì ci siamo andati e la porta era chiusa. Benissimo. Ce l'ho, fino a lì ce l'ho. Fino a lì ce l'ho. Se vuoi ti dico anche cos'è quel drop sulle scale. No, 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 dai, poi lo andiamo a prendere. Non me lo ricordo, quindi poi lo andiamo a prendere. Sicuro è una foglia capillare o un'altra stronzata inutile tipo quella. Puoi entrarci dal lato. Sì, questa lava in realtà è solo acqua piuttosto calda. E acqua intorno ai 75-85 gradi, più o meno. È leggermente fastidiosa, diciamo. Quello è il danno che ti fa. Saetta runica del cazzo. Ma almeno la saetta runica serve a qualcosa. La foglia capillare è proprio l'ultima delle prese in giro. Guarda i danni, guarda i danni. Oh! Via. Allora. GG, ma io sono avvelenato intanto.
Sembra di sì. Ok, mi ero completamente dimenticato di questa possibilità. Tra l'altro qui c'è tutto un altro pezzo di area. Ma mi ricordo. Nox, ma se usassi ogni tanto qualche saetta invece di arrivare a fine gioco senza averne mai usata una, così tanto per scherzo. E invece è più divertente se non la usiamo mai. Stronzo, 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 ti avevo anche visto. Aia. Ma poi perché sono in questi macchinari di legno? Ok. Ma è usato in 3-4 run, hanno preso le umanità e le hanno rese inutili. Ma in realtà funziona più o meno come la bracciola di DS3. Cioè, l'umanità era OP, perché potevi usarle ad oltranza, quindi ti facevi 99 umanità, sostanzialmente avevi 99 cure, max vita, e in più da quando eri a 10 umanità avevi tipo il massimo drop rate che potevi avere nel mondo. Quella era troppo OP. Le hanno rese tipo le braci. Ci sta alla fine. Però è vero, è una cosa così effimera, no? Essendo legata al fatto che con la morte scompare l'effetto. Che... Guarda, cavaliere, eccetto traditore. Ah, lui ha finito. Oh, ho capito cosa hai fatto. Ho capito cosa hai fatto. Ho capito cosa hai fatto, Lothric. No, quello che dicevo è una cosa così effimera che in un gioco magari come questo, durante una prima run soprattutto, quindi quando sai che, insomma, magari morirai più e più volte perché sbagli strada, perché cadi, perché provi questo e quello, alla fine perdi un po' lo stimolo di usarle. Su quello sono d'accordo. Confronto alle braccia più inutile la saetta, giustamente sì, perché almeno la braccia ti dà un drip infuocato, questo te lo riconosco. Tra l'altro tu hai addosso l'armatura che un po' ci assomiglia a quella di Lothric per via dell'abbraccio, ma sai che infatti potrei farla io anche. Avendo quest'armatura qua potrei farlo, però vabbè, l'ha già messo lui. Cazzo, noi abbiamo proprio l'armatura di Lothric, è proprio quella. Driving Sat. Terzo mese. Bentornato. Bentornato, bello. Grazie mille. Potevano fare un effetto figo d'oro? Sì, ci sta. Potevano inventarsi qualcosa. Sono d'accordo. Stronzo. Quest di Fia l'abbiamo finita. Sì, da mo'. Abbiamo finito anche quella di Rani, ne abbiamo discusso, ho fatto i miei begli schemini PowerPoint con le immagini. Sì, abbiamo già fatto tutto. Abbiamo parlato di Godwin. Non è proprio il terzo mese, ma lo accettiamo. Perché hai fatto il primo mese, ma hai fatto in automatico 3 mesi. Perché manda la notifica uguale. Infatti, dicevo, ma non mi pare sia il terzo. Però, infatti ora vedo lo stemmino che è quello del primo mese. Hai fatto 3 mesi tutti insieme. Prova a destra. Ho capito, no? Io voglio provare a sinistra. E sia saltare, ma più avanti servirà fiducia. Eh sì, la fiducia che non riporrò mai in te, che sei uno stronzo, perché lì non ci arrivo. Basta far così. Anticipatamente. Nella mia cosa no. Cioè, non so in chat come appare a voi, ma a me arriva proprio. Ha sottoscritto un abbonamento di livello 1 per 3 mesi. Punto. Che è identico a quando tipo fai un terzo mese. Mick for Fun ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 2 mesi. Grazie Mick, bentornato.
segue i tempi di data su Kingdom Hearts 2. Cazzo, allora parliamo di tempi in memory. Vabbè, tempi in memory no, perché alla fine, boh, ho iniziato a fare video tipo un anno e mezzo fa, praticamente ieri, però comunque dagli albori. Driving, questo è quello che è uscito a voi in chat. In realtà a me nella dashboard esce diverso, non so perché, Nottone. Filos, grazie mille per la sub giftata. Grazie, bello. Cerca a destra, sì, ho capito. Più avanti di grazia, va bene. Fammi vedere tutto il resto prima. Prova a... Ah, ma come? Scusa, ma... Guarda a chi l'ho giftata, ah, non ho visto. Dark Souls to God. Ecco, questo è giusto, questo è giusto. Tutte scuse, facci vedere la dashboard oppure mandami la password del canale che controllo, esatto. Dark Souls to Good, sono d'accordissimo. Per un ritorno pazzo su un gioco Souls-like, consiglieresti Elden o Sekiro? Vabbè, Elden Ring, perché Sekiro è proprio un action, non è un Souls-like. Considerato che il mondo samurai giapponese, eccetera, mi gasa abbastanza. Se vuoi giocare a un Souls, o comunque un Souls-like, tra questi due assolutamente Elden Ring. Assolutamente. Sekiro è proprio un action. Ha pochissima roba dei Souls-like. Sì, va bene, c'è il falò, i nemici che respawnano quando ti siedi, però è proprio diverso. È un action, non ha la componente RPG completamente. Anche il combat è molto diverso. Sì, lo so che mi sto prendendo della roba, ragazzi, tranquillo. Ho preso un attimo la grazia. Devi trovare il drip. Qui c'è il drip. Tra Elden Ring e Sekiro, Bloodborne, esatto. Ho scammato un backflip? Ma quando mai? Quando è successo? Quando l'hai riscattato? Ah, 31 minuti fa, non l'ho fatto? Allora, non lo so. Potrei non averlo fatto. Nel dubbio lo faccio. Però non lo so, non so se fidarmi. 1, 2, 3. Fatto. Boom. Ma voi diceva di tornare su da qua? Intendevate? Sinceramente adesso non so più cosa mi manca. Cos'è che ho missato? Tutto il resto mi pare sia dopo il boss. Mi sbaglio? Possibile. Esci dalla porta che era chiusa, esplora a sinistra, c'è una scala. Ma è dove eravamo prima? Scusami. No. O dici questa porta che era chiusa? Quante l'hanno fatto Elden Ring 3? Cioè questa è la terza. Ah, qui. Ok. Ormai il backflip l'hai masterato, vero? Che ne pensi di un triplo salto a mezz'aria con caduta su una gamba sola? Ci posso pensare. Ci ragiono, ci rifletto. Non era la seconda, no. La terza. Ho giocato una volta, per intero, ho fatto tutto, e poi l'ho, tipo, rirannato pochissimo tempo dopo. Cioè, non ho fatto il New Game Plus, ma ho proprio rirannato il gioco pochissimo tempo dopo, ma skippando quasi tutto. Però effettivamente ho fatto una run, credo di averla anche finita. Ok, ora siamo su. E mo? Aspetta.
Aspetta. Più avanti armatura. Siamo sicuri? Ok. Ma sono dov'ero prima? Sono dov'ero prima, raga? Ma che cazzo? Ah, no, 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 non sono dov'ero prima. Un'altra? Tre? E beh, ragazzi. Per forza. Una destra, una sinistra. Passano degli albi mauri. Ah, non l'avevo mai avuta. Ecco dove si trovava. Ecco, questa roba non l'avevo mai trovata. Bastone corto. Addio, corto adesso. A me sembra di rispettabilissime dimensioni. Con incastonato una scintipietra blu, brandito dagli antichi albi mauri. Gli albi mauri nascondono un segreto, possono invocare stregonerie ricorrendo alla loro innata arcanità. Sono degli umani artificiali. Sì, diciamo, sono arcani per definizione. Nessuna abilità. Proprio come me. Scusa, dov'è? Non è corto. Non è corto, chat. Non è assolutamente corto. Cioè, se è corto questo, siamo rovinati. Nella media. Sì, un bastone nella media. Ma anche più della media, forse. Sì, scusate, ma non abbiamo fatto la cosa più importante di tutte. Maschera ricavata dalle palle quasi intonse di un giovane albi mauro. Incrementa l'arcano ma riduce gli effetti curativi dell'ampolla di lacrime cremisi. Assai diversa dal sacriderma, questa maschera di pelle è figlia di un crudele dileggio. Cos'è un dileggio? Sono ignorante. Cos'è un dileggio? Mamma mia, che drip folle. Una presa per il culo, una derisione. Scherno, atto, parola di beffa. Ok. Ma c'ha... sbaglio o c'ha la mosca? C'ha la barbetta, c'ha la mosca. È un finanziere. Guardalo lì, è veramente meravigliosa, sì. È stupenda. È bellissimo. Nuovo drip, no, beh, è troppo meme. È troppo meme, però è veramente stupendo. Cazzo. Così da vicino fa riderissimo. Aspetta che bevo. Aspetta, aspetta. Ah. Ti guarda nell'anima. Ti guarda nell'anima oscura, ti guarda. Somiglia a me quando vedo la guardia di finanza. Mamma mia, è bellissimo, va bene. Niente, lo dobbiamo togliere, chat. Lo so che ci rimarrete male, ma lo dobbiamo togliere. Andiamo. Comunque, cazzo, fa veramente ridere. Comunque, ve l'ho detto, come la roba di Zoraias. Cioè, From c'ha dei design. Loro lo sanno cosa stanno facendo. Lo sanno benissimo cosa stanno facendo. Benissimo lo sanno. Aspetta che... devo pulire gli occhiali. Ecco fa. Andiamo. Copertina del VOD per YouTube fatta gratis. No, no, io le copertine le faccio con grande cura. Non prendo i frame della live vera. Faccio tutti i miei montaggini, cioè tutti i miei setup pronti, i miei preset pronti. Cerca a sinistra. Così per dire, è probabile qualcosa di incredibile.
Runa aurea. Ah ah ah. Come ci arrivo lì? Da dire che alcune copertine sono proprio fighe. Quella del mitra di magia Raya Lucaria. Però quella non è una mia idea. Quella era un meme famoso di Elden Ring su Raya Lucaria. L'ho semplicemente messo sotto, sotto alla copertina. Come arrivo lì? Devo fare il giro dall'altra parte. Va bene, chat. Sentite. Sentite. Andiamo dal boss, è il momento. Quasi finita la mezz'oretta di bet, si va dal boss. No, non si può usare il cavallo qui, è un Legacy Dungeon. Aspetta un attimo, ma mi conveniva far così. C'ho lo shortcut. Bet terribile, quant'è che non la vedo più? Vediamo se il proprietario ce la fa. Vediamo. Senza vasi, eh. Senza vasi, non la scammo. Ventisette. Vabbè, almeno è bilanciata, dai. Più avanti, boss. Lo sappiamo. Bellissima sta arena. Nobile Sacriderma. Legit. Le hitbox di sta rotolata sono quanto di più sbagliato, veramente. E dai. Oh. Tessitore da Sacriderma. Nobile presenza. Tra l'altro non so se avete visto, Amnio di Serpente non lo vediamo, non so se avete visto che mi ha dato il reward, il trofeo di Steam, perché di fatto è come se canonicamente questo fosse il primo nobile Sacriderma che devi sconfiggere. In realtà noi ne abbiamo sconfitti tipo 15 fino a questo punto della run, ma vabbè. Cominciamo dall'Amnio di Serpente, che è un oggetto chiave. Partiamo da lì. Partita un'altra bet, eh. Riser è stato rapidissimo, ha già fatto un'altra bet. Mi raccomando, bettate. La prossima è per il boss del Legacy, tra l'altro. Amnio proveniente dal ventre materno, che ospitava una povera anima indesiderata. Frutto di un disgustoso rituale gestatorio, sembra destinato a non seccarsi mai, restando eternamente umido, come le mie palle. Cos'è questo? Quale Amnio è? Quello di Tanith, ovviamente. Kaiokos, benvenuto. Quello di Tanith, il serpente in questione, che è nato dal suo ventre, è quello... È Raya, o meglio, Zoraya. Zorayas. Frutto di un disgustoso rituale gestatorio, quindi da qui possiamo capire una cosa. Oddio, non possiamo capirla, però possiamo iniziare a dedurre, no? Se Zorayas è un serpente, se Tanith è un umano, e la figlia è un ibrido, vuol dire che il padre, ok, chi sarà? Un serpente, no? Quindi, molto probabilmente, chi troveremo come signore di questo castello che Tanith venera? Eh? Ok. Quest'Amnio lo teniamo e lo portiamo a casa. Poi abbiamo trovato invece lo stecco loro. Tessitore da Sacriderma, una spada perforante di spiccata eleganza e dalle tinte Celadon.
colore famosissimo che tutti noi conosciamo, brandita dai nobili sacri d'Erma. Gli Aristogatti possiedono una padronanza della spada irraggiungibile dai membri dei ceti inferiori, che sarebbero tecnicamente gli apostoli, se vogliamo rimanere all'interno del mondo dei sacri d'Erma, perché questi sono i nobili e poi ci sono gli apostoli. Nonostante le dimensioni, consente di sferrare sequenze di attacchi fulmine. Abilità impalamento. È uno stocco comunque, eh? È uno stocco. Questo è uno stocco bello grosso, lo ammetto. Uno stocco veramente di dimensioni notevoli, ma comunque veloce. Uno stoccone, potremmo dire. Sì. Potremmo dire uno stoccone. Ci sediamo e andiamo avanti, perché il dungeon è tutt'altro che finito. Oh, una bella bet, 16.000, 41.000, bravi, così mi piacete. Quanto sono passati? 3 minuti, ne avete 27 per fare 10 volte tanto. Non livello io ancora, eh. Preferisco non livellare per ora. Qui cosa abbiamo? E sia fortuna. E sia. Mi sa che qua è solo per lo shortcut. All in. Bravo, Sat. Di quanto? Ma qui dietro c'è robetta? No. Molto bella l'estetica di questi portacandele. Sembrano molto quelli effettivamente delle chiese cattoliche, anche per via di come sono fatte le vetrate. Elden Ring veramente, cioè in generale un po' tutti i giochi di From, riesce a catturare bene quell'estetica del sacro occidentale, no? Poi io, vabbè, non sono un esperto di questi stili, però da persona che vive in Italia, da persona che ha visto queste cose, per noi magari sembra normale, però ci sono paesi nel mondo dove queste strutture non esistono, effettivamente riesce a richiamarle molto bene nelle luci, nei colori, nelle scelte. Poi non so se magari chi veramente è esperto di questi stili magari riesce a trovare gli errori, che magari ci sono, però nel complesso veramente lo richiama super bene. Sono anche su Twitch? Sì, Giovanni, sempre anche su Twitch. Quali chiese cattoliche conosci che hanno vetrate del genere? Tantissime. Che hanno le vetrate colorate. Non avete mai visto delle chiese con le vetrate con i disegni? Una valanga ce ne sono. Miyazaki in realtà sta a Pistoia, ecco perché sa fare bene sta roba italiana, esatto. Saliamo. Follia, oh follia. Ah, ho capito. Ah no, pensavo fosse una cosa molto più profonda di quella che stavo... Ok, no. Lui sta facendo il mangiasterco. Io pensavo stesse infilando la testa nella cera come in DS3. Io sono un uomo di cultura. Lui no. Sì, è vero, potrei anche passare di qua. La sbrugna, esatto. Più avanti destra. È il momento di destra. No, no, ma infatti stava sbattendo la testa sul cornicione. Cioè, era quello la cosa. Come il mangiasterco nella sua cella che la sbatteva sul muro. Visione di montacarichi, se solo avessi montacarichi. Elia, benvenuto. Era su DS3 che era nata la sbrugna, vero? Non mi sto ricordando male. È nata lì, quando abbiamo visto la statua dell'uomo di sbrugna. Quello è stato il momento. E poi non si è mai più fermata. Non puoi fermare la sbrugna. Oh! Ma abbiamo fatto tutto il giro. Perfetto. Anche il bordone è nato lì. Sì, era in una descrizione. Toki, benvenuto. Era una descrizione il bordone. Poi abbiamo scoperto che voleva dire bastone. Però è un termine molto versatile. Cioè, io lo utilizzo, mi piace. Anche come verbo, no? Ti ho sbordonato, mi ha sbordonato. Secondo me funziona bene. Dado, benvenuto.
Ciao Deathgun. Grazie, grazie. Buon proseguimento anche a te. Potrai recuperare tutto da YouTube, lo ricordo sempre. Che build stai utilizzando? Una build di merda. Una build forza. E ho l'alabarda... Come si chiama questa? Alabarda dorata a destra e alabarda del drago a sinistra. Build. Mi sa che devo mettere il comando build. Me lo chiedono spesso. Però vedi, se lo chiedono Slaughter, è perché è una build che non si vede spesso. Tu mi dirai, certo, non si vede spesso perché fa cagare. E io ti dirò, hai ragione Slaughter. Perché ce l'hai. Tuttavia, suscita l'interesse. Prova lancio. Anello ancestrale. Oh! Bellissimo. Bellissimo. Questo Signore degli Anelli. Ma si sono sbizzarriti qui. Si sono sbizzarriti. Con le cheat qua dentro. Vabbè, tu l'hai copiato a mio fratello, scusa, eh. Questo è il vero. Per prima cosa dietro. Non credo proprio. Prova fulmine. Prova a farti i cazzi tuoi. Bellissimo qui, bellissima la pietra lavica come l'hanno fatta. Beh, figo. Ok, le texture della lava sono un po' troppo. Sono d'accordo, anche se niente, cioè, Lost Isolite in confronto è molto peggio. Però nel complesso l'hanno reso bene, dai. L'hanno reso bene. Vergine Ink arriva. Eccola. Vabbè, dai, non la temo, le facciamo dei danni comunque validi. High Wall, benvenuto. Anzi, altro che validi, dei danni della Madonna. Sì, lo Stiselit era una lasagna, è vero. A Int. Più avanti scala. Ma manco per niente. Qua è la scala. Più avanti oggetto prezioso. Sì, ma aspetta. Sta buono, aspetta. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. L'idea ce l'ho. Se io esco qua. A cosa mi collego? A niente. Facciamo prima di qua. O no? Offre armamenti. Questo è quello che si farma per ottenere la loro arma, che è rarissima. Rarissima. Qui c'è lo shortcut. Ok, che è questo? Non c'è bisogno forse di prenderlo? O sì, c'è magari qualcosa nel mezzo. Sì, me lo ricordavo, cazzo. E il bello è che me lo ricordavo pure. Ciao Igual, sì, generalmente attacco live sempre verso le 15, oggi ho iniziato un po' prima, in questi giorni sto iniziando un filino prima. Però in genere sì, sempre verso quest'ora, da lunedì a venerdì. Anche se colgo l'occasione per dirvi che questa settimana, ci vediamo domani che è venerdì, ma forse facciamo anche sabato. Forse facciamo anche sabato perché non dovrei avere impegni, quindi magari sabato pomeriggio... Andiamo avanti con Elden Ring. Non l'ho ancora inserito nella schedule, però ne approfitto per dirvelo. E a sto punto colgo sempre la palla al balzo per dirvi anche che per qualunque cosa potete entrare sul server Discord, che è gratuito per tutti, non solo per i sub, dove mando tutte le notifiche, tutte le informazioni, eccetera eccetera, se vi va. Mi piace, così ti metto in sottofondo quando lavoro. Il numero di persone che mi dice questa cosa inizia ad essere preoccupante. E come dicevo ieri, spero che i vostri datori di lavoro non scoprano mai la mia posizione, se no è finita. Consiglio per Midir di DS3? Va bene, spoilerino DS3. Lo dico, tanto l'abbiamo già giocato insieme, si può fare. Io ho usato l'arma della... come si chiama? Della... Oddio. Armatura... Scudo dell'uomo serpente. Dell'armatura dell'ammazzadraghi.
e lo picchiavo in testa. È bastardo, devi aspettare perché è un fight di attesa, lungo. È stato forse uno dei fight con cui ho fatto più try in tutta la trilogia dei Souls. Nella prima run, la prima volta, tipo 17 try, è stato abbastanza sfiancante. Igual, grazie per il Prime, grazie mille, bello. Tanti try, ma mai quanto il boss di Anotria, quello mai. Ma lì sai cos'è? Io lì, quel boss lì non l'ho capito. Cioè, è stato quello. Magari è che ci sono anche arrivato un po' stanco, per carità, perché stavano già giocando da diverse ore, ma è che io non l'ho capito, secondo me, quel boss. Vabbè, l'Eyes of Peach ha i boss che sono 10 volte più difficili di qualunque boss dei Souls. L'Eyes of Peach è follia. Il mostro della palude ci siamo stati 4 ore. 4 ore. Basta ora spoiler, dai, che non si sa mai chi c'è in chat, non si sa mai chi guarda da YouTube. Fine degli spoiler, finiti gli spoiler. Riser, se qualcuno spoilera, sai come procedere. Vai, li cerchi e usi la violenza fisica. Per chi non lo sapesse, questo è il metodo che utilizziamo noi, perché lo reputiamo più efficace rispetto al ban. Neanche DS1 e DS3 si possono più spoilerare. Ma no, vabbè, si può. Nel senso, non è che non si può. Però cerchiamo di non parlarne troppo, di non dire troppa roba. Perché magari c'è qualcuno, sai, che entra, che guarda il video, che non li conosce. Comunque rischi di rovinargli l'esperienza. Dai, facciamolo per loro. Su YouTube c'è tutta la live di Enotria. C'è tutta, sì. Tra l'altro è stata una live lunghissima, di quasi 5 ore. In cui ho provato la demo. La trovi su YouTube. Sì, su Noxil TV, sul canale dove ricarico i VOD. Non c'è nient'altro. Ciao Gintok, da quanto sei in chat? Non hai detto una parola tutto questo tempo. Boss più difficile da combattuto in generale. Boss, tra virgolette, segreto del DLC di Kingdom Hearts 3. In modalità critica. Ma è un boss difficilissimo anche se non giochi in critica. Così posso dirlo senza dire il nome, senza spoilerare niente a nessuno. Oggi va così, va bene Ginko, va bene. Lo accetto. Ginko ha un anno di sub, sì, fatto ieri. Ci hanno droppato il loro scudo. Ora lo leggiamo. Questo non è molto raro, è più l'arma che impugnano che è rara. Scudo dell'uomo serpente. Piccolo scudo di rame a cupola usato dal popolo degli uomini serpente del Monte Gelmir. Si dice che sia temperato nella lava, vanta un'elevata resistenza al fuoco. Purtroppo non ci dà troppe informazioni. Carino comunque, dai. Qui non c'è nient'altro. No, no, ho scammato nessuno. Ok, sì, ho scammato un backflip, è vero, Luke, scusa. 1, 2, 3. Fatto. E ok. Qui dobbiamo tornarci. Qui tocca tornarci. Questa è l'arma che ci dà Patches. Dai, perché mi fai questo? Ah no, posso andare da lì, ok.
fascia da popolano. Let's see. Fascia utilizzata per tenere fermo un velo di stoffa, di uso comune tra gli abitanti dell'interregno. Peccato che nessuno di costoro abbia conservato il senno. Un vero peccato. Per quanto ci riguarda, proseguiamo di qua. Abbiamo un'altra strada da vedere, vero? Abbiamo un'altra strada da vedere tornando indietro da qui, se non ricordo male. Più avanti non troverai cavallo, questo lo sappiamo. Sì, questa è, diciamo, è la tipica stanza che c'è in tutte le ville in cui si tengono valanghe di cadaveri in putrefazione. Niente di strano da vedere qui. Ceneri di uomo serpente. Leggiamole che magari ci dicono qualcosa in più su di loro, dai. Spirito di un uomo serpente deforme che impugna una frusta di magma. Si dice che molto tempo fa il serpente antico che dimorava sul monte Gelmir, ed eccolo, il papà di Raya, abbia divorato un semidio. Di chi starà parlando? Di chi? Portando alla nascita degli uomini serpente. Ma... cos'è quello? Un palles? È il famoso palles, certo. Ha lo scudo è 3-4% di probabilità. Uno per la spada. E beh, comunque. Guarda, c'è la testa di Palles. La famosa testa di Palles. Saltare giù. Da lì si esce. E, tra l'altro, si va anche dal boss. Ma... scusate, c'è il naso tappato. Ancora c'è un po' questa piccola allergia fastidiosa. Di qua c'è qualcosa. C'è un backflip. Lele, 1, 2, 3... Ok. No, 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 no. Buoni. Dove è andato? Ah, bravo. Cioè, bravo. Poi da lì non so bene che cosa intenzione di fare. Buttarti giù. Probabilmente. Vediamo cosa fa lui. Niente. GG. Ok. Ok. Eh sì, l'ho visto il messaggio, ora l'ho tolto per fortuna. Molto regale questa figura, vero? Non ti fa bettare. Refresh senza luce. Ci sono ancora 9 minuti di bet. Coraggio del cavaliere. Sarà Riccardo? Possibile Riccardo? Possibile Riccardo avanti? Beatitudine. I backflip sono dei tiki incontrollabili. No, no. Sono una ricompensa di Twitch. La puoi riscattare con 500 punti canale. Io in cambio faccio un backflip. Ciao, Pacis. Hello again. Welcome to... niente di nuovo. Stingy little beggar. Oh. Coglionazzo. Non ti permettere mai più.
Vediamo di qua se c'era altra roba. E poi ci manca ancora una stradina da vedere prima di andare dal boss. Poi possiamo andare. Sapete già cosa troveremo, no? Maledizione del semenzaio. E con questa siamo a 4. Cerca escrementi. Vado a parlare con la waifu prima del boss? Yes. For sure. Ma c'è ancora una cosina da fare qui. Bei danni. Quel na nella descrizione mi fa troppo ridere. Era per specificare esattamente dove si trova. Funeraria 7. Qui una volta c'era un mezzo glitch che si poteva fare saltando lì. Vedete dove c'è quel segnalino. Ora non so perché l'abbia messo, perché il glitch non si può più fare. Ma se arrivavi qua senza fare tutto il giro potevi fare un salto strano correndo e arrivare qua sopra e prenderti questo oggetto. Si può fare ancora? Avevo capito che l'avessero fissato. Forse l'hanno solo reso più difficile? Possibile. Ah, è difficilissimo, ok. Comunque questa è, diciamo, la funeria 7 che, grazie appunto a quel glitch, è più facile, tra molte virgolette, cioè quella che puoi ottenere più early, più presto. Ok, mettiamola così. E quindi, insomma, si andava a prendere qua quando dovevi buildare. Perché tecnicamente tu fino a questo punto ci puoi arrivare senza affrontare nessun boss. Nessun boss. So che sembra assurdo, ma puoi farlo tecnicamente. Unica funeraria 7 in tutto il gioco, esatto. No, vabbè, ce ne sono anche altre, ma sono molto più avanti. Allora, no, ho sbagliato. Tempio di Aeglai. Devi affrontare il tipo innestato di inizio gioco. Sì, che però non sei costretto a battere. Puoi buttarti giù dal burrone senza neanche tirare un colpo. Ci manca solo una stradina, vero? Quella dietro a dove c'è il serpente che si farma. Spoilerato che molto più avanti si trovano le più sette. Mute per Nox. Giusto, me lo merito in questo caso. State bettando o no voi? Merdine, ciao Anthony. State bettando oppure no? Oppure mi devo arrabbiare tantissimo? Oh 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 oh. Sì, le abbiamo già trovate delle più sette. Perché abbiamo fatto delle aree più avanzate rispetto a queste in realtà. Di già. Ok, ho capito, mi ricordo dove devo andare, di qua. Sì, me lo ricordo proprio bene, che era dall'altro lato, perfetto. O forse non era nemmeno questo ascensore? Che cosa ho fatto? Ma com'è potuto succedere mai? Cos'è successo? Cosa è appena successo? Cosa è appena successo? Ci ha scammati. Troppo alto. Mi sono perso un talismano. Ma... è inciampato troppo. Morto di inciampamento. Ma scusate, intanto mi riprendo le mie rune. Ma non è qui l'ascensore che ha la porta segreta? È da un'altra parte? Perché mi sembra ci manchi ancora una strada prima di finire il dungeon. Ah, sì che era qui, ma vaffanculo. Vedi che avevo ragione. Ma non è questo il posto in cui dobbiamo andare. Certo, certo, giocheremo il DLC, possibilmente a Day One.
Questo l'abbiamo già fatto. Ok. E adesso è finita, basta, non posso più fare niente. No, vabbè, posso far così. Ok, ok, ok. Quindi, sopra ho dimenticato un talismano, va bene, andiamo su. Andiamo su. Ci sta, raga, vi dico, questa zona non me la ricordo benissimo. In generale Elden Ring non è che l'abbia giocato tantissimo, anche se l'ho platinato, però non l'ho giocato così tanto da ricordarmi tutta la memoria. E poi è veramente esteso, quindi ci sta, ci sono delle aree in cui mi ricordo un po' meno. Qua è un po' labirintico, sì. 100k bet sul no, ci sta, secondo me... No, 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 sono sbagliato. Secondo me li dovreste mettere, poi vabbè, fate voi. Lo sbrugnatone! Torna alla porta dove cadi e fermati sul bordo della porta. Non ho capito niente, qual è la porta dove cadi? Droppa armamento! Droppa armamento! Ci ho quasi creduto. Per un secondo ci ho quasi creduto. Ecco, questo è il pezzo che mi manca. Questo è il pezzo che mi mancava. Bet perfetto, non rovinate gli equilibri. No, no, rovinateli. Ciao Bugone, non ho una password per l'online al momento. O forse sì, fammi vedere. Nice Balls è la password per l'online. Ma non giochiamo mai online alla fine. Non giochiamo mai online. Non ho mai giocato online su Elden Ring. Cioè, sono online, ma non ho mai giocato in co-op. Altri albimauri. Bugola su PC. Sì, sì, lo so, lo so. Non spunta la bet. Fai refresh, fai refresh. Anche se mancano 50 secondi, quindi forse non ci stai dentro ormai. Opla. Ricettario del missionario. Non è un oggetto chiave. Sì, infatti. Fegato essiccato sconsacrato, vabbè. E ci manca anche un amuleto, mi dicevate. Poi abbiamo finito tutto, credo. Allora, se qualcuno sa velocemente come arrivare all'amuleto, andiamo. Se no andiamo diretti dal boss e poi me lo vado a recuperare io. Oppure vedo dov'è e ve lo faccio poi vedere anche a voi magari nella prossima live. Olin di Cornetti, bravissimo Brioschi. Giusto, Raya. Bravo, Gintok. C'è da fare. Bravissimo. 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 Stavo quasi per dimenticare. Abbiamo preso l'amnio. Aspetta, Tanit. No, stanza sbagliata. Non devo parlare prima con lei? Oh, it's you. Forgive me. My mind never ceases to turn of late. Well, I know I can trust you. I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one. And never came out. Qua ti parla tecnicamente di come trovare la porta segreta, il muro segreto, il muro illusorio. Peccato che noi abbiamo già finito tutto il dungeon, quindi non ci serve così tanto. Però ci sta, ti spiega. Ah, ok, ho letto, Gabriele. Vabbè, non sto a impelagarmici ora, andiamo verso il boss, poi piuttosto lo vado a recuperare. Ale, possiamo parlare del lato oscuro di Villa Vulcano? Sapete che non mi ricordo come finiva la sua quest. Forse non glielo voglio dire.
Forse non glielo voglio dire. Parliamo con Tanith dell'Amnio. Won't you consider having an audience with our Lord? Ha più finali, mi ricordo, ma mi sa che sono tutti brutti. Sì, non voglio andare dal Lord. Ce l'hai già detto questo. Ah, devo andare per forza dal Lord. Ok. Allora, le dico di sì e torno qui. Chiudi gli occhi per un istante. E torniamo qui in maniera tale da darle l'Amnio. Farewell then. May your visit be fruitful. Eccoci qua. Qui ci si arriva anche con un teletrasporto, che è una stanza in... che è l'unico punto in cui non siamo usciti mentre esploravamo la villa, ma talismano di pugna. Grazie mille. Grazie mille, Gabriele. Allora, vediamo se ora Tanith mi fa parlare dell'Amnio. Won't you consider having an... Our Lord will no doubt welcome. Cazzo, non ci dice niente. I see, but do know this. To follow the path in order to defy... E allora l'unica cosa che possiamo fare... L'Amnio... ok. Ah sì, ah non a Tanith. Allora mi ricordavo male io, ok. Credevo che sbloccasse un dialogo con Tanith. The serpent entered the haps. If you discover... Really? Oh, so there was a secret. C'è un segreto. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not... by the grace of a king. Allora. Credo che in realtà l'unico modo per far andare avanti la quest sia darglielo. Credo che sia l'unico modo per far andare avanti la quest. No, posso anche non darglielo. E quale delle due cose è più vantaggiosa? Dai, vi coinvolgo questa volta. Se, nelle blind non lo faccio perché voglio comunque scoprirmi la cosa. Però qui siamo qui anche proprio per scoprire, per andare più a fondo. Quale delle due cose è più vantaggiosa? Se glielo dai te la dà. Via, su. No, qual è la più vantaggiosa? Non darlo? Mi fido di Jintok. Va bene. Va bene. Non glielo do. E ora devo andare in quel posto di sotto dove finisce la quest, se non ricordo male? Se glielo dai ti dà un oggetto a fine quest. Ah, quindi mi ha fregato, Jinto. Era più vantaggioso darglielo. Esatto, ci sono due finali. Uno scompare e basta, l'altro scompare e ti dà un oggetto. Quindi è più vantaggioso darglielo. In base a quando lo dai, ok. Quindi non devo darglielo. Jintok, sono nelle tue mani. Daglielo, dite. Lo puoi dare in più momenti, dallo dopo. Ma adesso stiamo andando a fare il boss. La stanza segreta sarebbe quella sotto. Dopo il boss lei scompare. Dopo il boss compare. Vedo tanta gente. Sai quello che ti dice il cuore. Farei quello che mi dice il culo. Se fai il boss non la trovi più. E allora glielo devo dare, Jintok. Mi stai fregando. Ora la trovi nella stanza segreta dopo il dialogo di... Ah, ok. Ok, basta. Won't you consider our Lord will know... I see. But do know this, to follow the path. Però lei purtroppo è bloccata in questo dialogo eternamente. Vabbè.
Qual è il più vicino per andare dove si trovava lei? Probabilmente il tempio. Passando da qua, vero? Comunque sì, Villa Vulcano veramente è un labirinto, ragazzi. Un labirinto. Prendo lo shortcut. Ah, dici lo shortcut dall'altro lato era meglio? Non è uguale? Da qui? No, è vero, è più breve l'altro. Tra poco mi si spegne il computer, cercate una guida e guidate Nox per il finale con l'oggetto. Grazie Gintoccone, sei sempre il meglio. Infatti mi sono fidato di te, mi sono fidato. Dai. Vedi, è troppo lento sto cazzo di L1 della Labarden Dual. Allora, dov'è che devo andare per... Di qua, no? Oh, cazzo. Loro me interesse zero, me vuole boss per cornetti. Arriva il boss. Arriva il boss, non ha droppato. C'è poco da fare. È di qua la stanzetta, no? Indietro, ho sbagliato. Non è qua sotto? Ricordo male? Forse di qua? Ah, nella stanza in mezzo all'ascensore devo andare? Ah, ok, allora mi ricordavo male. Sì, proprio no, Villa Vulcano non mi oriento, zero. Non mi oriento con i punti. Ti devi buttare da un po'. Ma in realtà la strada che stavo facendo andava bene, ora ho capito. Bastava che... Allora. Da qui la faccio da sotto, ma da dov'ero? Potevo andare avanti e farla da sopra. Però poi ho comunque sbagliato anche quando ero di là. E sono andato indietro, ok, ho capito. Torno indietro, ma no, è qui. No, non è qui, è vero. Non è qui. A quando hai fatto il salto? Quale salto? Qua? Qua. E perché non c'è? Perché non ho mai ricaricato l'aria, forse. Ma sì che l'ho ricaricata. Non c'è. Dovrebbe essere qui, no? Mi sa che viene qui solo se le dai l'amnio. Prova a fare un quit out, ma mi sa che viene qui soltanto se le dai l'amnio. Dovevi ricaricare e parlare con Tanit. Ma Tanit è loccata in un dialogo, raga. Non posso parlare con Tanit. È loccata nel dialogo del... Tanimura ci ha fottuti. Posso darlo dopo. Ok, mi fido. Ma con Tanit io non posso parlare di niente che non sia andare, vai dal Lord, vai dal nostro padrone. Cioè, lei vuole dire solo questo. Vuole solo dire questo. Non le interessa nient'altro. Tipo, scusi signora Tanit, sua figlia ha un problema. No, vai dal padrone. Cioè, non possiamo. Bruschetta, benvenuto. Adesso riprovo. Tanto abbiamo ricaricato l'aria, vediamo. No.
No. But do know to follow the path in order to do like a true. Basta. Basta, cioè non gliene frega niente. Cerca sulla. Forse abbiamo fottuto questo finale di quest. Cioè possiamo finirla comunque, ma non in questo modo. Leggi Laudret. Dov'è? Devi dare l'amnio, sennò non ci va. Ciao Laudrettone. Ma Jintok dice. Ah, Laudret. Jintok dice. No, l'amnio glielo puoi dare dopo. Vedi se Raya è ancora lì. Beh, sì, Raya sarà ancora lì. Jintok sbaglia. E questo, diciamo, è un dato di fatto. Jintok ci ha fregati. Il lato scuro della villa gliel'ho detto. Gliel'ho detto. Ah, l'oggetto che puoi darle dopo è il tonico. Ascolta, adesso. Va bene. Ora glielo diamo. Yaros, grazie mille per il quinto mese. Bentornato, bello. Dopo settimane finalmente sono riuscito a guardare una live. Grazie, bello, grazie mille. Gamer pose. Sì, lei c'ha la gamer pose potente. Consegniamo l'amnio. Va bene, lo faccio. What is this? I remember the sense distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith. One day, I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. Però lei dà per scontato che Tanith non sia sua madre, quando in realtà, per come la vedo io, molto probabilmente è la vera madre, cioè è semplicemente lei è semplicemente un incrocio tra quel serpente e Tanith. Ops, scusate. I want to know. Voglio sapere come sono nata, come ho conosciuto Lady Tanith. Va bene. Ah, ecco, Jintok ha scritto. Give the serpent Samion to Zoraya, since she will disappear from the manor. Aspetta che scorro tutta la chat, non vedo più niente. Resta the grace. Optional but crucial, si step to return below. Speaking to Lady Tanith, we have the new option, Zoraya's absence. She will give a tonic of forgetfulness, esatto, to give to the upset Zoraya's. If you have already completed all the assassination contracts, you will not be able to get the tonic till you defeat, ok, il boss dell'area. And I've talked to her again. When she leaves the manor, she will leave the tonic on her. Ok, va bene, quindi possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Ce n'è più di uno, ok. Quindi possiamo andare tranquillamente avanti. Ricarica prima di... No, ma adesso è inutile che parlo. Ricarico l'aria comunque, ma ora lei se ne sarà andata. Quindi se io adesso andassi nella postazione segreta, non la troverei. Qui lei non c'è più. Prova a parlare con Tanith. Ma la wiki dice espressamente che non possiamo fare niente. Ora dovrei trovarla dove prima non era. Won't you consider having our Lord will... I see, but do know this. To follow the... in order to... Ok, la wiki ha ragione. Benissimo, andiamo a vedere giusto se c'è. Per scrupolo, no? Per scrupolo. Ma probabilmente ci sarà, però non possiamo fare niente. Vuoi dire Laudret ha ragione? Sì, Laudret aveva ragione. È uno di quei rari casi. È uno di quei rari casi. In cui lo Zweihander user ha ragione rispetto al Claymore user. Dov'era la porticina? Qua sotto. Quando la incontri torna a parlare con Tanith. Raga, non avete capito. Tanith in questo momento non ha niente in testa che non sia. Vai dal padrone! Cioè, è solo questo. Non ci dirà nient'altro.
Dopo per sua figlia parla d'altro. No, aspetta. Qua. Ecco. Oh. It's you. I'm afraid there is something I must tell you. I was an unwanted child, born not of grace, but of a hideous ritual, something that can never be accepted, not by men, nor serpents. Even Lady Tanith shouldn't accept me. I know that you have done so much for me, but I wish to ask one last kindness. Dimmi tutto. Kill me. No. Please. No. I thought that I feared nothing. But this, free me from this accursed frame. I know that you have done so much for, but I wish to kill me. Non lo farò mai, non lo farò mai, Raya. Non lo farò mai. Al di là della quest, non puoi chiedermi di fare questo, non lo no, no, Slaughter. Riser, banna quel... Slaughter ha scritto R2. Bannalo. Time out 10 secondi per Slaughter subito. Time out correttivo, Riser. Forza. Giuro che serve. Parla con Tanith. Va bene, va bene, va bene. R1. Time out anche all'Audret, 10 secondi. Bravo. Qua. Won't you consider our lord? Beh, dal padrone, no. I see, but do know to follow the path in order to like a true. Cosa vi aspettavate? Onestamente, cosa vi aspettavate? Ha detto solo questo 10 volte. Perché vi aspettavate che diceste qualcosa di diverso? Cosa nelle vostre teste di cazzo ha inserito l'idea che potesse dire qualcosa di diverso? Cosa? Riparlaci. Va bene, lo faccio. Sentiamo cosa da dire questa volta a Lady Tanith. No, non voglio incontrare il Lord, grazie. I see. But do know this. To follow the path of valor in order to defy this like a true recusant. Oh. Sì. Pensate un po'. Pensate un po'. Attacco in salto su Tanith. Vai! Ricarichi l'aria e ti dà lo stesso dialogo. Prova. Allora, andiamo dal padrone. C'è una stradina che potremmo prendere per arrivarci direttamente dalla villa, ma in realtà adesso parleremo di nuovo con Lady Tanith. Ci faremo teletrasportare da lei perché è inutile tornare indietro. Tanto non c'è nient'altro. Si esce dove c'era quella zona lì, vi ricordate? Per chi magari volesse saperlo, visto che non l'abbiamo visto. Quella zona in cui ho detto, ah, qua c'è la stanza piena di cadaveri che c'è in tutte le ville. Noi siamo andati verso dietro una volta salite le scale. Andando verso avanti si esce su un piccolo terrazzino dove c'è solo un teletrasporto che ci porta esattamente dove arriveremo ora dopo aver premuto X su incontra il Lord. As it should be. Now, close your... I will transport you to the Lord's chamber. Grazie. Pronti. Prima vera gimmick fight di Elden Ring per noi. May your visit be fruitful. Off topic, ma la partner non ho ancora requisiti. Purtroppo non ho ancora requisiti. Fammi perdere 20k cornetti. Com'è questa bet? 86-74. Posso dire chat? Potevate fare di meglio. Potevate fare di meglio. Io bevo un po' d'acqua dentro. Prima gimmick, sempre Rennala. Beh, Rennala non è... Ah sì, la fase 1 è una gimmick, è vero. Avete ragione. La fase 1 di Rennala è una gimmick. Stavo pensando alla fase 2, ma effettivamente la prima fase è una gimmick. Avete ragione. Che livello sono? Molto alto per questa zona, perché siamo andati molto più avanti su altre zone prima. Sono intorno al livello 120, credo. 125 addirittura. Sì, sì, sono alto. Qui diciamo anche una ventina di livelli in meno va benissimo per questo boss.
Usa uno shield e attacca mentre lo scudo alzato. No, no. Lasciatemi fare. Non voglio sapere tip per renderla più facile. Le live estive ci saranno? Certo, Fede. Certo. Beh, magari farò 2-3 settimane di pausa a un certo punto ad agosto, però per il resto ci saranno. Pronti. Attraversiamo la foschia. Bellissima l'arena. Pieno stile Villa Vulcano. Serpentone pulsante. E vi ricordate quello spettro che ci parlava dicendo l'ho lasciata lì, prendi la lancia? Boom. Cacciatore di serpenti. Allora, vediamo questo cacciatore di serpenti. Arma utilizzabile sia come spadone, sia come lancia. In un lontano passato, sarebbe stata usata per dare la caccia ad un grande serpente immortale. Al cospetto di una simile creatura può manifestare una lunga lama di luce. Quando le velleità eroiche del loro signore degenerarono in cupidigia, i suoi uomini cercarono un'arma con cui fermarlo. È proprio stata fatta apposta per fermarlo, per fare quello che stiamo per fare. Abilità unica, caccia al serpente, sferra un affondo rabbioso, poi premi di nuovo per proseguire con un fendente verso l'alto. Affrontando un grande serpente, il vero potere dell'armamento si manifesta con la comparsa di una lunga lama di luce. Quindi ha un effetto speciale che funziona solo in questo fight e non negli altri. Non ha requisiti per essere impugnato, per far sì che tutti lo possano utilizzare. E direi che siamo pronti. Come peso andiamo bene. Vedete, questa scia la fa solo in quest'arena. Solo in quest'arena. Ah, la scena, giusto, bravi. Un range considerevole, ma è giusto così. È giusto così. L'avrei schivato, signor serpente divoratore di dei. Questo no, lo ammetto. Questo no. Cazzo! Ma non mi fa troppi danni, devo dire, però... beh, poi vedrete. Non diciamo niente. Dai però, cazzo! Niente. Troppo lenta la show for. Troppo lenta, facciamo così. Facciamo così. Oh cazzo. Siamo finiti. Sì, vabbè, però... ok. Attacchi in salto, dici? Non ho provato, in effetti è vero. Vediamo come sono gli attacchi in salto. Ah, con questo faccio l'affondo in salto. Bellissimo. Sì, ma non si staggerà mai. Sì, ho perso comunque.
Non cantate vittoria. Non cantate vittoria. Perché ovviamente il fight non è finito. Cassa fase 1, no. Non funziona così. Sì, me la sono resa inutilmente difficile io, perché volevo usare la Show 4 quando in realtà bastava usare gli R1. Bellissimo sto filmato. Eccolo. Bellissima, bellissima la mano piena di anelli. Fantastico, fantastico. Together. Stupendo, Rykard, signore della blasfemia. E ha fatto delle belle porcate lui, eh. Ha fatto delle belle porcherie. Ah, guardalo. Lui ha fatto delle gran belle porcherie, sì. Anche noi, per carità. Chi siamo noi per giudicarlo? Ci mancherebbe. Oh cazzo. Non vedo niente, non vedo niente. Signor Rykard, è finita. Siamo stati sbordonati. Non credo che potremo vincere adesso. Ma cosa mi ha ucciso? Che stronzo. Va bene. Together. Together. Oh, c'è pure un backflip. Un, due, tre. Fatto. Together. Abbiamo il... No. Dov'è il... Chiesa della città. Sala degli ospiti. Dov'è il falò su? Il falò, insomma. Corridoio delle udienze? Non ho preso la grazia. Sì, l'avevo presa prima, quando abbiamo fatto il primo trasferimento. Questo qua. Eccolo. Va bene. Dai, stavolta giochiamo seri. Stavolta giochiamo seri. Oh, Riser vi ha fatto la bet, eh? Falli bettare. Io li faccio bettare. Tu li devi bacchettare. Vi ha fatto la bet. Dai. Veloci, che adesso si entra. Ah, proviamo una cosa. Proviamo a fare una cosa. Col mio bello scudino. Vediamo... Eh sì, è decisamente più veloce dietro lo scudo. Together! Decisamente. Un grande scudo. Dici per pararmi di più, sì. Sì, comunque ragazzi, non vi preoccupate, cioè non mi date suggerimenti, fatemi giocare. Se poi perdo, ci sta, sti cazzi, la rifacciamo. Questo solo perché è bellissimo, vorrei usare, però vabbè, non da 100%. Scudo aureo della bestia. Nox, metto 100k se la fai da uomo con le solite alla Bard in dual. No, non posso mai fare, ci mettiamo 3 ore. Devo vedere uno, quello che ha più stabilità di tutti. Sostanzialmente.
60, 60, questo 67, 68 addirittura, 70. Madonna, questo è fortissimo. Se donate 100 sub lo fa con le alabarde. Beh, sì. Se donate 100... ci provo almeno, ci provo, sì. Ok, dai, entro. Voto aureo, vabbè, niente voto aureo, dai. Sti cazzi. Boom. Dove sono però le mie anime? Ce le rischiamo così? Vabbè, al limite le perdiamo. Perfetto. Sì, ma non staggera sto stronzo, eh. Non si staggera il merdina. Ok, ok, qua l'ho adoggiato presto. Vi do ragione, vi do ragione. Solo Weapon Art fa lo stagger. Ok. Ah no, vedi, anche questo stagger. Però ci mette tanto. Ah, Riser, la bet. Devi chiudere la bet, Riserone. La chiudo io, la chiudo io, la chiudo io. Termina in B. Boom. Vabbè, te lo so, l'ho visto, 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 ero chiuso. Non so dove siano le mie anime, non fa niente, non fa niente. La vinciamo. Si riguarda il filmato, eh. Sì, raga. Si riguarda il filmato, dai. Esatto, vinco e poi riprendo le anime. Davvero uomo. Lui ha ancora la grazia però adesso, a parte le cazzate, perché ha gli occhi dorati. Tutti spammate together in chat tutto il tempo finché non finisce il fight. Fatemi questa cosa per me, dai. Dai, stronzo. Cioè, una volta che finisci gli MP non puoi più usare la Weapon Art. Questa è un po' bullshit come cosa, un pochino bullshit. Però in realtà ci sta, è giusto, dai. Non è poi così bullshit.
so se a un certo punto abbia intenzione di fermarsi, io me lo auguro. E dai, ma dai, un attimo. Ok. No, Togera. Non così legit. Qua mi ha un po' scammato. Onesto, mi ha un po' scammato. Diciamoci la verità. Mi ha un po' scammato. Tuano, io non c'entro niente. Devo essere sincero, non riesco a godere. È stato proprio mi ha fatto proprio la scammatina. Qua mi ha fatto proprio la scammatina. Mi ha fatto proprio la scammatina. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Non fa niente. Together. Quell'attacco dura una settimana. Sì, più che altro pensavo che a un certo punto avrebbe smesso quantomeno di seguirmi. Cioè, ha un tracking quasi su tutta l'arena. Quella è la cosa. Pensavo, vabbè, mi allontano, a una certa smetterà. Invece continua e... ti catcherolla poi, perché io provavo a scappare là. Cioè, ogni colpo arriva col tempismo giusto per catcherollarti. Oppure sono stato un po' sfortunato, non lo so. Non si vedeva nulla. Cadevano ste palle dal cielo con i teschi che ti inseguono un po'. Togli quello scudo inutile. In realtà non è inutile, perché tu, invece tu, più veloce. Ma che ne sai tu che usi la Zweihänder? Dai, entriamo. Quanti anime abbiamo perso? 400k? Ci sta, io me l'accollo e sono contento di rimanere un po' più basso di livello. Ci divertiamo di più. Ma giusto per capire quante ne abbiamo buttate nel cesso. Merda. Boom. Non vorrei skipparlo, però dai, due volte basta. No, non vorrei farlo, ma lo faccio, dai. Ok. Ciao Ale. No, dai. Terribile sto attacco. Ma poi neanche me lo ricordavo. Neanche me lo ricordavo che esistesse. Neanche mi ricordavo che esistesse questa merda indegna. Vabbè, quello lo prendo dopo. Rikard smash per forza.
Sì, mi conviene correre quando fa quella cosa. È che sono sempre chiuso in un angolo e quindi non ho modo di togliermi velocemente. Boom. C'è la betta aperta, beh, ma per la fase 1 ci sta. Riser, chiudila ora per la fase 2. Chiudila per la fase 2. Chill. Bravissimo, Riseron. E staggerati. Ok. Devo riuscire a loccarlo all'interno di un ciclo infinito di colpi, perché sennò lo stronzo giustamente mi fa quell'attacco lì che è... E vuol dire che hai perso. Sostanzialmente vuol dire che hai perso. Perché ho bevuto, ero full vita. Boom, first try. GG. Andato. Serpenti non muoiono. Bellissimo, lui è bellissimo. Lui è un po' Villa Vulcano, tutta la sua estetica, tutte le sue cose sono un po' tipo quella parte di From... Che un po' mema, no? Come il design di Zorayas. Non lo so, a me mi piace un sacco, mi piace un sacco. Runa maggiore di Riccardino e la rimembranza del blasfemo. Allora, leggiamo intanto la sua runa maggiore, che non dovrebbe essere chiave, ma dovrebbe essere... qui, vero? No, vabbè, c'è la rimembranza, qui intanto leggiamo quella. Signore della blasfemia scolpita nell'albero madre. Quindi appunto ancora la grazia, come vedevamo anche dagli occhi. Giusto appunto. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge di vita, in alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. Bramando null'altro che divorare, crescere e vivere in eterno, Rykard assunse la forma di un gigantesco serpente. Comprendiamo, la strada della blasfemia è lunga e irta di ostacoli. Chi desidera percorrerla deve essere pronto a peccare. Perché non dovrebbe essere chiave? Perché in genere diventano chiave dopo che le attivi. Ah no, sono chiave anche prima. Runa maggiore dell'Arnaldo del frammento Rykard, priva di benedizione. Cerca la torre divina di Altus Ovest, che se non sbaglio abbiamo già trovato, che si erge sul precipizio sulla costa sud-ovest di Leyndell. Possiamo andare a sbloccarla e credo che lo faremo prestissimo, subito dopo aver rimesso la nostra build originaria. Nel frattempo, Riserone, se tu hai voglia di far partire un'altra bet, che può essere che incontriamo ancora qualcuno, fallo pure. Io cerco dove cazzo sta qui questa mia bella alabarda e l'altra mia bella alabarda che è qui. E siamo perfetti. Perfetti. È partita un'altra bet, ragazzi. Se volete bettare per il prossimo boss, non so chi è, non so dove andremo, ma ancora qualcosina facciamo. Ci abbiamo messo meno del previsto a fare tutta Villa Vulcano. Comunque alla fine, per assurdo, Rykard, che è la gimmick fight, quindi quella che per molti è considerata facile, ci ha richiesto più tentativi di tutti gli altri portatori di rune.
sì, è strano ma vero, sì. Ed eravamo anche overlivellati. Vabbè, qui conta poco perché in realtà non avremmo fatto tanti danni in meno se fossimo stati al livello giusto, perché l'arma è sempre quella, ok? Abbiamo fatto un pelo in più di quello che avremmo potuto fare, ma non cambia così tanto. Però overlevel o meno, overlevel o meno, ci ha fatto sudare. È un casinaro, Riker. Eh sì, ma in realtà l'abbiamo persa sopravveste dell'occhio. Due volte di fila l'abbiamo persa per quell'attacco lì tremendo. Livello armi, più 9. Ma queste, quella che abbiamo usato con Riker, più 0. Sopravveste marrone su una cotta di maglia. L'emblema sul davanti identifica chi la indossa come occhi e orecchie di Sir Gideon l'Onnisciente. Boom. Ed ecco che aveva occhi e orecchie anche qui. Non c'è nient'altro da queste parti? Sembra di no, ma... è il momento di tornare da Lady Tanith. Che arma era? L'arma che si trova all'interno della sua arena, che è legata alla sua gimmick. Caccia serpenti, mi sembra. Caccia del serpente, qualcosa del genere. You. It's true then. You've defeated our lord. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal. Okay. And will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. Boom. Okay. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Okay. This is perhaps we... Ricarichiamo l'area. C'è ancora un po' di roba da fare qui, eh. Se ne va, ci lascia il tonico dell'oblio, quello che potremmo dare a Zoraia. Allora qui, ragazzi, non mi ricordo sinceramente, cosa è meglio che faccia? Le do il tonico? Non le do il tonico? Come la vedete? Come la vedete la cosa? Per ottenere l'oggetto che magari poi ci dà qualche informazione in più, cosa conviene fare? Tonico dell'oblio. Te lo molla così, sì sì, l'abbiamo visto prima sulla wiki. Non darglielo, va bene, mi fido, Laudret. Cancella angosce e ricordi spiacevoli. Dono di Rykard, votato alla blasfemia, a Lady Tanith, che purtroppo non ebbe mai occasione di usarlo. Mio signore, la mia unica angoscia sarebbe dimenticarvi. Bellissima la descrizione. Le parli e ricarichi l'aria. Va bene, ma c'è qualcuno con cui urge parlare prima. Ragazzi, che è questo signore qui? Gone and killed Rykard. Sembra di sì. You scheming little doxy. Cripes, you make this nonsense seem, well, less nonsensical. Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. Mm. The demigod beast is slain. Bestia semidivina è morta. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Comunque Pacis è il tipo di uomo che quando parla con una donna le guarda intensamente la zona pubica. Va bene. What is it? Oh. Non aggiunge niente, no. No, no, no. Stingy little beggar. Try to find it in your heart. Sì, sì. Va bene, c'è una cosa che dobbiamo fare. Eccola. Avete capito cosa sta facendo? Questo è Tanith che si sta nutrendo della carcassa del serpente misto Rykard. Oh,
You... Allow me some time. Our lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Together! Dear Rykard, I wish... Together. Allora, qui potremmo attaccarla. Esatto, ma faremo prima quello che dice Gabriele. Sì, sì, me lo ricordavo, non preoccupatevi. Ma farlo rompe la quest di Patches. Quindi... Signora, non mi sembra il caso, esatto. Quindi dobbiamo fare una volatina velocissima qui. Per avere qualche dettaglio in più. Purtroppo questa quest qui aveva un potenziale gigantesco. Un potenziale gigantesco, ma... l'hanno mezza troncata un po' lì. Cioè, sembra tipo che non finisca. Boh, vabbè. Dobbiamo salire fino a dove c'è... A dove c'era il boss, vi ricordate? Elmer del Rovo. Dai, ragazzi. Quindi, giretto di qua. Poi di qua. E poi di qua la leva. Perfetto. La lancia di Slat di Malenia è droppabile? Credo di sì. Eccolo qua. Ora anche qui, come cazzo fai a trovarlo se non lo sai? Vai a capire. Comunque si trova qui. Quel cane ha fatto il Willy il Coyote. Esatto, ha fatto la famosa mossa di Willy il Coyote. Di nuovo tu. Mi spiace che tu debba vedermi così. Guarda, a noi fa solo piacere, Pacis. Non avrei mai dovuto cercare nuove strade. Non importa, so che posso fidarmi di te. Pecchi di ingenuità, ma hai un buon cuore. Assicurati che Tanit abbia questo. Nacchere della danzatrice. You're able then? Then I can rest easy, my friend. E muore il Pacis. Ma in realtà no. Infatti, se lo guardate bene, è vivo, respira, fa finta di morire, è overdrammatico, è una drama queen all'azione. C'è un backflip, 1, 2, 3, fatto. È una drama queen. Cioè, lui finge di essere morto. Oh mio Dio, adesso morirò. Poi sta lì a respirare piano piano finché non ce ne andiamo. È il troll definitivo, esatto. Esatto. Mi sa che dovresti fare la quest e poi venire in questo castello e lo incontri. Sì, diciamo, se lo fai in modo... Cioè, se fai prima quello, sì. Però considera che per fare tutta la quest di Villa Vulcano, quindi non arrivare da Rykard... Da dietro, no? Ma facendolo con le missive, come il gioco ti propone, dovresti essere arrivato alle vette dei giganti senza aver mai fatto questo castello. Cioè, per fare quell'ordine lì. Va bene, va bene. Va bene. Uccidilo per il drip. No. Ciao, Raiserone. Ciao, Raiserone. Grazie della compagnia e dell'aiuto. Allora, volevo vedere le nacchere che ci ha dato. Dove sono? Eccole qua. Nacchere della danzatrice. Nacchere da danzatore. Va bene. Provenienti da un paese straniero ricevute da Patches. Questa danza appassionata non ha lo scopo di sedurre, ma esprime una maestosa bellezza. Max, benvenuto. E ora possiamo tornare... Thank you.
consegna le nacchere. What is it? I have no need of that. I must continue devouring my beloved lord. Non gliene frega niente. Niente, ha perso completamente il senno. Allow me some time. Our lord's carcass is not easily consumed. Diciamo che dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, pensare che lei si stia nutrendo nella speranza di ricreare il serpente, forse speranza vana, non è che ci faccia troppo piacere. Quindi credo che la cosa migliore da fare, anche se è un po' strano che sia la scelta giusta con un NPC, ma credo che la scelta giusta sia questa. Ma lei aveva un amico. Vi ricordate? Il cavaliere di Tanit. Un cavaliere del crogiolo, quindi un cavaliere di Godfrey, che evidentemente ha tradito la sua stessa patria, il suo stesso capo, il suo stesso generale. E si è alleato a Tanit e alla sua blasfemia. E a Rykard, ovviamente. Anche se lui è proprio il cavaliere di Tanit. Aia. Niente coda? Mi aspettavo l'attacco di coda. Cosa fa la figa di un crogiolo fottitore? Esatto. Cavaliere di Tanit è morto, noi riprendiamo la nostra altra alabarda, che è decisamente più giù. Eccola. Forma del crogiolo, sacca scrotale, molto bella. La andiamo a leggere, è una spell. Genera una sacca sul collo dell'esecutore. Renkas, grazie per il terzo mese con Prime. Bentornato. Grazie mille, bello. Con cui è possibile soffiare fuoco camminando. Dura più a lungo se caricato. È una manifestazione delle energie primigenie dell'albero madre, retaggio del crogiolo primordiale in cui era fuso ogni aspetto vitale. Va bene, quindi diciamo conferma ennesima che lui comunque è un cavaliere del crogiolo, se non fosse abbastanza chiaro, ma comunque lo è. Magari proprio perché stava con Godfrey, che dopo che è salito al trono a Radagon, andando contro l'albero ma... Ok, sto cercando di capire se ci sono degli spoiler in quello che è scritto. Ok, non ci sono dei veri e propri spoiler, ma ci sono delle cose non confermate. Comunque non è chiarissimo perché questo cavaliere abbia tradito Godfrey, ma non, diciamo che non servono delle ragioni specifiche. Qualunque cosa sarebbe mera speculazione, in realtà non c'è niente nel gioco che lo dica espressamente. Tu dici, visto che Godfrey è stato mandato via, che vabbè, diciamo, non è confermato al 100%, però da quello che abbiamo capito si capisce che Marika manda via Godfrey e i senza luce, ok? Tu dici che per quel motivo lui si sente tradito dall'albero madre e quindi si allea a Rykard e alla sua blasfemia e diventa il cavaliere di Tanit. Ci sta, è possibile in realtà. È possibilissimo. Lì dovrebbe esserci un droppino per noi. Maschera della consorte, veste della consorte e pantaloni. Questo ci racconta un po' più di lei. Ci dà qualche info in più. Tanit, signora di Villa Vulcano, con le sembianze di una regina straniera, incrementa la destrezza. La prima volta che Rykard vide Tanit, costei si esibiva come danzatrice in una terra straniera, quindi c'ha ragione Pacis quando dice che quelle sono le sue nacchere. Presto ne fece la sua consorte, fu l'unica umana a restare al suo fianco quando divenne il serpente blasfemo, perché poi appunto lui si fonde
insomma, in qualche rituale strano con questo serpente. In quel frangente Tanith scorse per la prima volta la sua vera bellezza. Quindi a lei comunque il serpentone piaceva. Controlliamo se questa dice qualcosa di diverso. No. Dice esattamente la stessa cosa, va bene. Ok. Abbiamo finito. A Villa Vulcano abbiamo finito. E direi che abbiamo anche chiuso con Altus. Nel senso che ci manca forse un pezzettino ino. Una piccola catacomba. Cioè non catacomba, un piccolo mini dungeon che si può raggiungere andando poi da Raya Lucaria. Poi magari lo vediamo più avanti. Ora non è così fondamentale. E noi domani sicuramente possiamo andare qui. Oggi, però, stavo pensando, prima di salutarci, c'è una cosa che potremmo fare. Che è questa. Hai perso almeno 20k alla villa? Ci sta, ci sta. È la bettata sbagliata. Vasburgo. Peggior nome adattato in italiano mai visto, cazzo, Vasburgo. Ciao bello. Sai cos'è un bracconiere? Ci danno la caccia, ci fanno a pezzi e ci portano via. L'ubicazione di questo villaggio è segreta, dovremmo essere al sicuro. Ma tu sii prudente se ne incontri qualcuno. Spero che zio Alexander li bastoni tutti a dovere. Zio Alexander nel frattempo sta facendo ragù napoletano lore sul Monte Gelmir, si sta cuocendo dentro la lava. Va bene. Bellissimo il nome, cazzo, Vasburgo. Sembra veramente uno di quei nomi che potrei inventare io in live con riferimenti alla sborra. Parliamoci chiaro. Vasburo, esatto, esattamente. Alexander usa lo spararagù. Oh, hello again, cuz. Ciao, patato. C'è un nuovo ceramista nel villaggio, ma sapete chi è? Ah, ora ve lo fa. Ah, ecco la quest di Diallos di cui vi parlavo, bellissima. Bellissimo. I don't know. I'm a little disappointed actually. Even though good Sir Diallos has a wonderful suit of armor, he says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Dialis is smooth, but I wish... Dovrebbe essere qui da qualche parte. Well, ecco. I'm full of beans. No wonder you're covered in muck. Fantastico. Questa io amo il finale della sua quest, bellissimo. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the volcano manor, forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be, but I can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be, do you pity me? Va bene. C'è ancora qualcosa. Forse non si può ancora fare, ma credo di sì. Proviamo a ricaricare l'aria. Sì, è necessario che passi del tempo, può darsi. Proviamo a spostarci da un'altra parte e poi
a tornare qui per scrupolo. Però può darsi che serva del tempo. No wonderful, dears. So smooth and silky. Ok. Dobbiamo tornare adesso. Tecnicamente questa quest è pensata per dire tu ogni tot torni qui e vedi i progressi, no? Un mondo in movimento, un mondo vivo. Peccato che in realtà non ci siano motivi per tornare qui al di fuori della quest. Però come vedete è successo qualcosa. E i bracconieri sono arrivati. I'm glad you came, but we're fine now. The Alos fought the poacher, though quite a lot of us got broken. I won't cry, though. I'm a warrior, Jar. A warrior. Pico. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Fantastico. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. Bellissimo come sia una delle poche quest che in realtà finisce bene. Cioè, è terribile quello che è successo, perché chiaramente i bracconieri hanno ucciso molti di loro, però Diallos trova la sua strada, anche se ora vedremo una cosa. Però, diciamo, Diallos trova la sua strada. Accetta il fatto che non deve necessariamente essere un guerriero per essere valido e che ha una sua skill, una cosa che può coltivare, che può fare, che è quella del ceramista. NPC bellissimo, infatti. No, sono morti tutti. Ok, però aspetta, fammici arrivare. È vero, sono morti tutti, quasi. Però, Diallos trova una sua strada. Il vaso guerriero, comunque, prima, diciamo, aveva un'idea di Diallos, insomma, come una persona mediocre, che era un buon ceramista, ma non era un buon guerriero, e con quell'armatura era uno spreco per lui, che invece è un vaso guerriero, che ambisce ad essere un vaso guerriero come suo zio Alexander. E poi alla fine Diallos, che pensava di non saper combattere, comunque ha combattuto e ha difeso i vasi, e qualcuno l'ha salvato, tra cui il piccolo. E il piccolo ora stima anche Diallos, che oltre ad essere un ceramista, insomma, è stato eroico al punto tale da essere la sua nuova ispirazione. Vuole diventare un guerriero non più come suo zio Alexander, ma come Diallos. Però, magari come Diallos prima dell'ultima volta in cui abbiamo ricaricato l'area, perché la condizione di Diallos adesso è questa. Parliamoci. You. Are the jars? Are they all right? Did I defend them? Qua gli possiamo dire sia le hai difesi sia non l'hai fatto. In realtà nessuna delle due è né una verità né una bugia, nel senso che alcuni le ha difesi, alcuni no. Secondo me ne ha difesi abbastanza. Comunque lui forse ha trovato anche un motivo per combattere nel difendere questi vasi che per lui erano importanti. Motivo che magari non riusciva a trovare nelle cose in cui si era infilato prima. Le hai difesi di Allos. This fool proved his worth. This fool proof is worth. In teoria credevo che droppasse qualcosa, ma evidentemente mi ricordo male. Ricaricare? Sì. The tale of House Hoslow is told. That's the kind of war. Even if I'm scared. Ciao Equus, come va l'esplorazione di Taranto? Oggi abbiamo finito tutta l'esplorazione di Taranto, abbiamo sconfitto Rykard, il Lord della Blasfemia, e ora stiamo finendo qualche quest, giusto per fare tutto al 100%, peraltro questa quest che stiamo vedendo adesso è forse una delle più belle di Elden Ring, cioè come storia, dico, come sviluppo vero e proprio è un po' così, perché devi ricaricare mille volte la stessa area senza motivo. The tale of House Hoslow is told in blood.
That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. The tale that's okay. The kind of one who protects. Boom. Eccolo il drop. Salute, grazie. Pad smocciato, no. Maschera di Diallos. E anche frustapetalo degli Oslo, tra l'altro. Runa dei numi. Boh, non ho mai capito, non capisco perché. Non capisco perché lui dovrebbe avere una runa dei numi, sinceramente. La frusta petalo è quella uguale a quella di suo fratello. La maschera, invece, è la sua. È la sua, questa è quella del fratello. Elmo degli Oslo, che in realtà è quello di suo fratello Juno. Mentre questo è quello di Diallos, che è una riproduzione dell'elmo d'argento a due code decorato con ornamenti floreali. Tuttavia qui le due code non sono presenti, infatti è lo stesso, se vedete, o meglio, molto simile, ma senza le code sopra, senza le corna. Diallos Oslo aveva un fratello maggiore, un uomo giusto, rigoroso e di poche parole, nessuno vantava imprese paragonabili alle sue, eppure il giovane aspirava ad emularlo, bramando il giorno in cui avrebbe scritto nel sangue la storia di casa Oslo. Stava per spezzare il cuore di suo fratello e ne era consapevole. Va bene. La sua è meno pacchiana, non lo so, mi piacciono quelle due corna lì però, eh. Devo dirvi la verità. E abbiamo finito. Secondo me, vi dico la mia da un punto di vista tecnico, From Software ha sopravvalutato l'importanza del crafting. Oppure non è che l'ha sopravvalutata, magari in un momento iniziale era effettivamente più importante. Ha immaginato questa zona come zona di free refill per un sacco di elementi di crafting che sono questi fiori. E pensava che saremmo tornati qui molto più spesso di quanto effettivamente è necessario, cioè zero, perché non è mai necessario farlo davvero. E che in questo modo avremmo visto progredire la quest e avrebbe creato quello che molti le imputano di non essere capace a creare, cioè un mondo vivo ed in movimento. E purtroppo è stata una pessima prova, nel senso che questa roba non risulta viva ed in movimento, ma risulta solo macchinosa, perché tu non vieni qui durante il gioco, ci vieni solo per questa quest. E come avete visto, nelle due o tre volte in cui abbiamo diviso la quest, ciò che abbiamo fatto è stato ricaricare l'area mille volte per farla andare avanti, perché non avevamo motivo di venire qui soltanto per un dialogo e prendere i fiori, perché dei fiori non ce ne facevamo niente, quindi venivamo qui solo per la quest e alla fine... Non ha funzionato, ecco, questa è una di quelle cose che proprio come gameplay secondo me non ha funzionato, però come quest di per sé è molto figa, cioè la storia della quest è molto figa, i personaggi che ne sono coinvolti sono molto fighi. Thanks for coming back, cuz I've been thinking. It's time for... Credo sia giunta l'ora di mettermi in viaggio. As a warrior, Jar. Upon the path of champions. Boh, inizia il suo percorso. Come lo zio. Come lo zio, va bene. Questo evento, diciamo, l'ha spinto a partire. Infatti, cioè, la quest, diciamo, di Diallos è finita. Tecnicamente anche la sua, ma quella di Alexander è ancora aperta. Va bene, qua abbiamo fatto. Come siamo messi? 3 ore 22, dai, andiamo a prenderci anche la runa di Rykard, così leggiamo l'ultimo dettaglio su di lui. Il vasetto è il vero Elden Lord, esatto. Pronti. Ennesima runa da aggiungere alla nostra collezione. No, Selen la facciamo poi un altro momento, non adesso, non voglio appesantire troppo, abbiamo fatto già tante quest oggi. Tanto di Selen ci manca solo il finale, lo possiamo inserire tranquillamente domani, con calma. Tanto non credo che proseguire alle vette dei giganti rompa la quest, non dovrebbe. Comunque il finale della quest di Selen fa abbastanza cagare. Parere mio, magari a qualcuno piace. Questa invece è molto bella. Quella loro è molto bella. Da qui cosa vediamo?
chiaramente la pianura padana, a giudicare dalla nebbia. Sì. Quella che è Kaelid, sì. Santuario Ferino. C'era già in Skyrim, per carità, il Santuario Ferino c'era già in Skyrim, non vorrei mai dire che l'abbia introdotto Elden Ring, non me lo sognerei mai. Quello... Quel cerchio lì a terra cos'è? Non lo riconosco. Eccoci qua. Questa è proprio attaccata all'albero. Lì c'è la capitale. Lì c'è la capitale. Ciao Renkas. Grazie Deathgun per il secondo mese, bentornato, bello. Runa maggiore di Rykard. Ora possiamo leggerla. Iniziamo ad averne un bel po'. Iniziamo ad averne un bel po'. Bella questa serpeggiante, vedete? Ripristini PV con l'uccisione dei nemici. Rykard era uno dei figli di Rennala e Radagon, che divennero semidei e figliastri dopo l'unione di quest'ultimo con la regina Marika. Rennala e Radagon, ok, che divennero semidei e figliastri dopo l'unione di quest'ultimo con la regina Marika. Ma Rykard si diede in pasto al serpente blasfemo e la runa maggiore condivise il suo fatto. Questa descrizione, se noi l'avessimo trovata prima, ci avrebbe fatto pensare che il titolo di semidio e di dio fosse un titolo acquisito, un titolo che si poteva ereditare in maniera nobiliare, no? Come un titolo nobiliare, appunto, un po' come il concetto di divinità che vediamo nel primo Dark Souls. Poi Dark Souls 3 l'ha un po' rivisto alcune cose, secondo me, anche se non ho mai approfondito la lore originale giapponese, quindi forse potrei aver frainteso il primo Dark Souls, ma non entro nel dettaglio adesso. Comunque, insomma, un titolo... nobiliare, al pari di un titolo nobiliare, no? Ti dice, loro sono figli di Rennala e Radagon, ma quando Radagon si unisce alla regina Marika, loro diventano semidei, no? Come a dire, diventando figliastri di un dio, figli acquisiti di un dio, cioè di un dio, insomma, di una figura, sì, semidivina o divina, diventi un semidio. In realtà no, cioè la verità è che non è un titolo nobiliare, è un titolo... effettivo, è un titolo concreto che ti identifica come divinità o come semidivinità, proprio perché, noi l'abbiamo visto ormai, Radagon e Marika sono la stessa cosa, sono la stessa persona, quindi loro in realtà non diventano semidei e figliastri dopo l'unione con la regina Marika, loro diventano figliastri di Marika tecnicamente dopo l'unione di Radagon e Marika, che è un concetto un po' particolare perché appunto loro sono la stessa cosa, però... loro sono sempre stati semidei, loro erano semidei nell'istante in cui sono nati, non è un titolo che hanno acquisito successivamente, ok? E quindi questa cosa, diciamo, è messa giù così un po' per fuorviarti magari e poi farti scoprire dopo con ancora più clamore quello che è il colpo di scena. Va bene, comunque, ci siamo. Ci siamo. Per oggi abbiamo visto tutto. Poi voglio provare l'arma che ci dà la sua rimembranza, ma per oggi abbiamo andato, abbiamo fatto Villa Vulcana, abbiamo finito un po' di questa, abbiamo chiacchierato. Spero che ci siamo anche divertiti, io sicuramente sì. Ragazzi, vi darei appuntamento a domani, sempre verso le 15. Oggi in realtà abbiamo cominciato un po' prima, può darsi che cominciamo un po' prima anche domani, quindi mi raccomando, entrate sul server Discord in maniera tale da rimanere aggiornati sulle prossime novità in generale, ma anche sull'orario di inizio delle live, perché le 15 è un orario un po' indicativo, poi in realtà spesso ultimamente sto iniziando prima. Come vi dicevo, potrebbe non essere l'ultima live della settimana, quella di domani, perché può darsi che ci vediamo poi anche sabato, ok? Poi domani vi dico, poi vedo se metterlo in schedule oppure no. Voi in caso tenetevi pronti, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Comunque, per ora vi saluto, ci vediamo domani, vi mando un bacio, grazie a tutti per aver seguito. A presto, ciao. Muah.